Ogni specie vivente sul nostro pianeta è soggetta alle leggi dell'evoluzione. E noi umani non facciamo eccezione. Milioni di anni fa non esistevamo nemmeno. Il più antico scheletro di un essere umano moderno risale ad appena 196.000 anni fa. Eppure già in questo breve arco di tempo ci siamo evoluti con grande rapidità. E naturalmente continuiamo a farlo. Gli scienziati che studiano il futuro dell'evoluzione umana osservano in particolare dei tratti specifici. Circa 20.000 anni fa, quando io non c'ero ancora, soltanto i bambini potevano digerire il latte. Poi però la nostra specie ha addomesticato capre e mucche. Col tempo il nostro organismo ha sviluppato un nuovo gene, trasmesso alle future generazioni. Oggi circa un terzo della popolazione mondiale adulta può bere latte senza problemi. E si tratta di un adattamento sviluppato separatamente da diversi gruppi di persone in tutto il pianeta. Il nostro palato si è ristretto rispetto ai nostri progenitori, perché col tempo abbiamo iniziato a cuocere e trasformare il cibo. I nostri denti sono diventati più piccoli, alcuni sono persino spariti perché non ci servono più. Parliamo del terzo molare, il dente del giudizio. I nostri progenitori invece ne avevano bisogno e come? Il terzo molare solitamente si sviluppa in un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. I nostri antenati preistorici avevano i molari già consumati a quel punto e il cosiddetto dente del giudizio era un ottimo rimpiazzo. Alcuni cambiamenti anatomici dell'essere umano però non hanno a che fare con l'evoluzione. Ad esempio, nel corso dei secoli siamo diventati mediamente più alti. È la conseguenza di una dieta migliore e dei progressi nella medicina. E riusciamo persino a giocare a basket. Ma quali cambiamenti ci attendono nel futuro? Naturalmente nessuno lo sa con certezza, ma gli scienziati hanno elaborato teorie interessanti. Una di queste teorie dice che la nostra statura potrebbe di nuovo abbassarsi per effetto del sovraffollamento globale. Chi è più basso consuma meno energia e meno risorse di chi è più alto. Quando eravamo ancora cacciatori-raccoglitori, di gente in giro ce n'era pochina. Oggi invece viviamo in megalopoli densamente popolate. Quindi chissà. Col tempo i nostri geni potrebbero doversi adattare a queste condizioni di vita e l'altezza media potrebbe abbassarsi. Un'altra teoria ipotizza che finiremo con l'assomigliarci tutti. Oggi si viaggia in tutto il mondo e le persone di diversa etnia si incontrano, fanno figli e mescolano i loro geni sempre più. Tutto questo potrebbe portarci verso un futuro in cui avremo diverse caratteristiche fisiche generali. Avremo la pelle più scura, così come i capelli e tratti peculiari come le lentiggini e gli occhi azzurri diventeranno più rari. Altri scienziati pensano che l'evoluzione non giocherà poi un ruolo tanto importante nel nostro futuro. A differenza dei nostri antenati vissuti migliaia o milioni di anni fa, la nostra vita si basa su complesse interazioni sociali e tecnologie sofisticate. Non abbiamo più bisogno di lottare per la sopravvivenza della specie. Questo però significa anche che la nostra evoluzione potrebbe frenare o addirittura fermarsi. Se continueremo ad evolverci, è probabile che diventeremo creature ancora più intelligenti. Grazie al progresso tecnologico, possiamo basarci sul puro intelletto e non sulle caratteristiche fisiche per risolvere i problemi. Il nostro cervello diventerà ancora più grande, anzi, forse lo sta già facendo. Anche se sul mio ho qualche dubbio. Alcuni studi effettuati negli Stati Uniti mostrano già un incremento medio della scatola cranica. C'è già spazio per un aumento delle dimensioni del cervello pari alla grandezza di una pallina da tennis. Ma può anche darsi che succeda il contrario e che il cervello diventi più piccolo. Anche questo fenomeno è già osservabile. In particolare nei maschi si pensa che il cervello stia rimpicciolendosi già da circa 20.000 anni. Basta chiedere alle signore. Se il trend continuerà anche nei prossimi 20.000 anni, il cervello potrebbe tornare ad avere le stesse dimensioni di quello degli ominidi di 2 milioni di anni fa. Significa quindi che diventeremo meno intelligenti? Beh, non proprio. L'intelletto e le dimensioni del cervello sono due cose diverse. Potremmo avere cervelli più piccoli, ma ancora più efficienti. Secondo un'altra teoria, il nostro organismo potrà adattarsi persino al cibo spazzatura. Nel cibo da fast food ci sono moltissimi grassi che al momento il nostro corpo fatica a digerire. Ma se in futuro potremo assimilare anche tutti quei grassi, potremo forse mangiarli senza più effetti dannosi? Un po' come è già successo con il latte, chissà.
Entro qualche migliaio di anni saremo in grado di assimilare e trasformare in energia anche i grassi saturi? Sempre che l'umanità del futuro voglia continuare ad ingozzarsi di hamburger e patatine. L'umanità del futuro avrà bisogno di meno peli e capelli rispetto ad oggi. Per i nostri progenitori erano vitali per mantenere la temperatura corporea abbastanza calda anche in climi freddi o viceversa. Ancora oggi abbiamo sul corpo la stessa quantità di peli che hanno le grandi scimmie. Ma secondo gli scienziati in futuro il nostro organismo potrebbe liberarsene, perché non ci servono più. Oggi abbiamo moderni sistemi di riscaldamento, indossiamo abiti caldi, quindi i peli sul corpo nel tempo spariranno. A dire il vero, un futuro in cui tutti sono calvi o quasi mi preoccupa un po'. Alcuni dei peli del nostro corpo però sono utili. Le ciglia proteggono gli occhi dalla polvere e le sopracciglia dalle gocce di sudore. Secondo alcuni esperti, i capelli sono fondamentali per stabilizzare la temperatura del cervello. Quindi forse non diventeremo completamente calvi, avremo solo i capelli più sottili. Ed ora la cattiva notizia. L'umanità del futuro potrebbe ritrovarsi con un sistema immunitario più debole e più vulnerabile alle malattie. I progressi della scienza medica hanno fatto miracoli per la nostra salute, ma c'è il rischio che troppi farmaci finiscano per impigrire il nostro sistema immunitario, rendendolo esposto alle infezioni. Tra molte generazioni sarà persino possibile che il nostro organismo non riesca più a debellare nemmeno malattie innocue, senza dover ricorrere alle cure mediche. La nostra evoluzione comunque non dipende solo dalla biologia, ma anche dalla tecnologia. Forse un giorno decideremo di non aspettare i tempi della natura, ma di accelerare la nostra evoluzione con la scienza. Già ora si usano diversi dispositivi artificiali per compensare problemi di salute. Forse un giorno macchine e computer verranno usati per modificare radicalmente le nostre capacità fisiche? I nostri discendenti potrebbero dotarsi di impianti cerebrali. Oppure di occhi artificiali, potenziati da videocamere integrate. In un simile scenario, però, potremmo anche diventare tutti più ignoranti. Chi vorrebbe più sforzarsi ad imparare una lingua straniera o studiare la storia quando tutte le informazioni del mondo sono scaricabili direttamente nel cervello? Se un giorno la nostra specie dovesse riuscire a colonizzare altri pianeti, ad esempio Marte, il nostro organismo potrebbe adattarsi alla vita extraterrestre. Il contrasto tra l'ambiente terrestre e quello marziano è talmente drastico che l'evoluzione potrebbe accelerare. In questo caso l'essere umano potrebbe riuscire ad adattarsi al suo nuovo pianeta in appena 6.000 anni, ovvero solo qualche centinaio di generazioni. Data la gravità più debole sul pianeta rosso, il nostro sistema muscolare potrebbe modificarsi. Molti dei nostri muscoli non serviranno più, altri si svilupperanno più rapidamente. Il grasso corporeo potrebbe aumentare in reazione al clima più freddo. E il freddo potrebbe anche stimolare una nuova crescita di peli e capelli. La nostra pelle potrebbe diventare più scura, per meglio proteggersi dai pericolosi raggi UV. Le ciglia potrebbero diventare più folte, per riparare gli occhi dall'esposizione ai raggi cosmici, che qui sulla Terra sono schermati dall'atmosfera. Guardati un momento allo specchio. Guardati negli occhi. Vedi una piccola piega di tessuto proprio all'angolo dell'occhio? Beh, pensa, si tratta di ciò che resta della terza palpebra, la membrana nittitante. Ancora al suo posto in molti rettili, ad esempio, la terza palpebra ricopre lo stesso ruolo delle altre due, benché sia improbabile che si sia mai davvero sviluppata negli esseri umani. La membrana è molto più sottile delle altre due palpebre e può idratare l'occhio senza ostruire la visuale. Ma per noi, tutto ciò che ne rimane è quel minuscolo pezzetto nell'angolo dell'occhio. Probabilmente in futuro non avremo più nemmeno quello, così ci sveglieremo finalmente senza quella fastidiosa crosticina che si forma durante la notte. Ora, già che sei davanti allo specchio, guarda in basso. Ancora di più? Più in basso ancora. Eccole là, le dita dei tuoi piedi. Salutale finché ci sono. In un lontano futuro, infatti, è probabile che i nostri piedi non avranno più le dita. Le specie di primati da cui discendiamo avevano bisogno di dita molto robuste per arrampicarsi sugli alberi e afferrare i rami, sia sulle mani che sui piedi. Ancora oggi, tutte le scimmie, incluse quelle più simili a noi, mantengono dita molto lunghe e flessibili anche nelle zampe posteriori. I loro piedi hanno la stessa versatilità delle mani e sono perfettamente prensili. Ma per loro è una necessità,
mentre noi, con le dita dei piedi, riusciamo a malapena a raccogliere da terra una penna. Questo perché la nostra specie si è evoluta lungo una via tutta sua. Siamo scesi dagli alberi per camminare eretti. L'evoluzione quindi ha accorciato le dita dei nostri piedi. Per il momento ne abbiamo ancora bisogno per mantenere l'equilibrio quando camminiamo, ma col tempo la nostra postura poggerà sempre più solo sul centro del piede. Già il progressivo rimpicciolimento del mignolo e allargamento dell'alluce sono una conferma di questo processo evolutivo. Quando le dita dei piedi non serviranno più, è probabile che si fonderanno tra di loro. Ora guarda il tuo bel fondoschiena. Se ti è mai capitato di cadere dallo skate o di scivolare sul ghiaccio, saprai che atterrare di peso su una superficie dura con il coccige non è certo piacevole. Ma per fortuna la scienza ci dice che in futuro non avremo più quell'osso. Il coccige è un'altra eredità lasciataci dai primati, i nostri progenitori. A loro serviva come attacco per la coda, necessaria per muoversi con agilità sugli alberi e mantenere l'equilibrio. Ma già nelle primissime specie di esseri umani la coda era del tutto assente. Eppure l'evoluzione sembra essersi dimenticata di eliminare dal nostro scheletro quel ricordo lasciatoci dai nostri antenati arboricoli in fondo alla schiena. Ok, ora guarda di nuovo il tuo viso, apri la bocca e di aaaah. Se hai avuto fortuna, non hai mai avuto problemi con i denti del giudizio. Congratulazioni, significa che l'evoluzione con te sta già progredendo. Forse lo sai, ma i denti sono la sola parte del nostro corpo che non può rigenerarsi da sola. Perdere un dente, specialmente tanto tempo fa, quando non esisteva il dentista, significava non poter più mangiare cibi solidi. Probabile che i denti del giudizio fossero dei molari di riserva, nel caso in cui tutti gli altri si fossero consumati. Ecco perché spuntano molto più tardi. Oggi però, grazie ai progressi della scienza medica, prendersi cura dei denti è molto più facile, anche a lungo termine. Capita ancora di perderne, ma li si può sostituire artificialmente. I denti del giudizio sono ormai vestigia del passato e sembrano saperlo anche loro, visto che spuntano su sempre meno persone. Parlando di denti, le nostre mandibole hanno subito cambiamenti drastici nel corso degli ultimi 10.000 anni circa e continueranno a cambiare anche in futuro. In effetti si tratta dei cambiamenti più rapidi mai avvenuti nel nostro corpo. Anticamente gli uomini erano cacciatori e raccoglitori e avevano bisogno di mandibole potenti e denti molto grandi per masticare carne cruda e piante fibrose. Poi arrivò il fuoco e dopo ancora l'agricoltura. Il cibo era più morbido, le nostre mandibole quindi diventarono più piccole e meno forti. Più passa il tempo, più le mandibole rimpiccioliscono e sarà così anche in futuro. Mangiando sempre più cibi industriali, la masticazione è sempre più agevolata, perciò il futuro della nostra specie vedrà dei tratti somatici più sottili, zigomi lisci e mascella meno pronunciata. Alcune parti del corpo, invece di sparire, stanno tornando. Circa 100 anni fa, la favella, un ossicino del ginocchio, era presente in appena l'11% di tutta la popolazione umana. Sembrava quindi che stesse sparendo del tutto, ma con grande sorpresa degli scienziati, il tenace ossicino è tornato, tanto che ora è presente nel 39% della popolazione. La più probabile teoria sul ritorno della favella è collegata al fatto che siamo decisamente più alti e pesanti rispetto a 100 anni fa. Non a caso, oggi seguiamo una dieta più nutriente e completa, siamo più alti e viviamo più a lungo. Anzi, l'altezza aumenterà ancora di più. La favella quindi potrebbe essere riapparsa nel nostro scheletro per facilitare il lavoro del tendine dietro al ginocchio, riducendo l'attrito e di conseguenza il rischio di gravi danni o infortuni al tendine. Visto che diventeremo più alti, scusa, puoi tornare un attimo davanti allo specchio? Fletti il bicipite, grazie. Non male. Niente però al confronto dei nostri antenati preistorici, sai? Non sempre l'evoluzione gioca al 100% a nostro favore. Si tratta di adattamenti spesso casuali, come nel caso dei nostri muscoli. Col tempo sono diventati più piccoli e più deboli, specie nella parte superiore del corpo.
Nei tempi antichi la nostra specie aveva bisogno di muscoli più grandi e forti. Il lavoro era duro, tra cacciare e trasportare la preda, fabbricare utensili, costruire ripari. Più tardi, con l'agricoltura, le cose di certo non migliorarono. Seminare, arare, costruire, coltivare la terra è un lavoro massacrante. Poi però è arrivato il progresso tecnologico. La forza è stata sostituita dalla creatività e dalle conoscenze. Le macchine lavorano per noi, spesso in maniera più efficiente. Siamo passati ad uno stile di vita sedentario. Passiamo giornate sedute al computer e di conseguenza i nostri muscoli hanno iniziato a rimpicciolirsi, semplicemente perché non ci serve più che siano grandi e forti. Possiamo prevedere che in futuro, col progredire della tecnica, diventeremo ancora meno muscolosi di oggi. Non ci siamo ancora soffermati sul cervello, perché la sua evoluzione è imprevedibile. Discendiamo da animali con un cervello piuttosto piccolo, eppure la specie a noi più affine, il Neanderthal, aveva un cervello persino più voluminoso del nostro. Nel corso dell'evoluzione il cervello umano si è ingrandito, ma da qualche secolo sembra stia rimpicciolendo. Nessuno sa perché. Può darsi che c'entrino lo stile di vita sedentario e, più di recente, l'onnipresente meccanismo dei social. I nostri antenati cacciatori barra raccoglitori dovevano ricordarsi di ogni pianta e ogni animale che incrociavano e del loro eventuale utilizzo o pericolo. Le conoscenze erano trasmesse oralmente alle nuove generazioni, che a loro volta imparavano sempre più cose. Noi umani moderni siamo più specializzati nelle nostre conoscenze. Approfondiamo certi argomenti e poi ci affidiamo agli esperti. Gli antichi, invece, lavoravano insieme, ciascuna persona poteva rimpiazzarne un'altra. Noi, invece, anche lavorando in gruppo, tendiamo a svolgere un solo compito per ogni individuo. Le dimensioni del cervello comunque non contano poi tanto. Orche ed elefanti hanno cervelli più grandi del nostro, ma non per questo più intelligenti. Felice di saperlo? Immagino di sì. Spostandoci ancora più lontano nel futuro, a migliaia e migliaia di anni da oggi, avremo forse sviluppato tratti difficilmente immaginabili. C'è persino chi azzarda l'ipotesi che la nostra specie riuscirà ad adattarsi a vivere in acqua, in caso i livelli del mare salgano ancora. Avremo in quel caso le mani e i piedi palmati per nuotare meglio e avremo le branchie per respirare sott'acqua. Chissà, se davvero colonizzeremo pianeti lontani, dovremo per forza adattarci alle loro condizioni. Su Marte, per esempio, la gravità è minore e fa molto più freddo. In quel caso, gli umani diventeranno più alti e più leggeri e forse torneremo ad apparire più pelosi per proteggerci dal freddo. Su pianeti con gravità maggiore della nostra e temperature più calde, al contrario, la nostra specie diventerà più bassa, robusta e praticamente glabra. Nessuno può dirlo con certezza. Può anche darsi che i social ci renderanno una sorta di gelatina con due grandi occhi, pollici per scrollare e chattare e poco altro. Spero di no. Ecco alcuni fatti che troverai difficili da digerire. Il tuo stomaco può contenere molto di più di quello che pensi, essendo in grado di contenere fino a 2 litri di liquidi. Sarebbe come una bottiglia grande di Coca-Cola. È difficile stimare quanto cibo intero si potrebbe ingerire, perché viene fatto prima a pezzi dai denti. Sicuramente non potresti mangiare un tacchino intero, ma probabilmente potresti ingerire un pollo di buone dimensioni. Se ti chiedessero dove si trova lo stomaco, probabilmente indicheresti la pancia. Beh, mi dispiace, ma è sbagliato. In realtà è più su, nascosto tra le costole. Gli scienziati ritengono che l'appendice scomparirà. Nessuno sa a cosa serva veramente, ma alcuni ricercatori affermano che forse servisse ai nostri antenati per digerire la corteccia degli alberi. Poiché non la mangiamo più, l'appendice non è più necessaria e prima o poi scomparirà del tutto. L'appendice non è l'unica parte obsoleta del nostro corpo. Anche i denti del giudizio non servono più. Sì, tornavano utili quando i nostri antenati perdevano gli altri denti, ma ora facciamo il contrario e paghiamo qualcuno per estrarli. Il corpo umano è quasi del tutto ricoperto di peli, anche se non li vediamo. Crescono persino nell'ombelico. Il loro scopo è di raccogliere la lanugine. Controlla, vedi?
il fegato funge da guardia del corpo, proteggendoti dalle tossine e da molte altre cose che non vuoi che si aggirino nel tuo corpo. È anche abbastanza indistruttibile e può rigenerarsi. Solo il 43% circa di te è veramente te. Oltre il 50% delle cellule nel tuo corpo appartiene a minuscole creature che vivono principalmente nell'intestino. Tuttavia, anche se le tue cellule sono in minoranza rispetto a quelle microbiche, ce ne sono in media circa 100 trilioni dentro di te. Vedi che non sei solo. Con questo in mente, i tuoi geni sono meno della metà di quello che in realtà sei. Se prendi tutti i microbi che dimorano nel tuo corpo e conti i geni, ne troverai da 2 a 20 milioni. Se dormi, non significa che tutto il tuo corpo dorme. In effetti, a volte il cervello deve lavorare ancora di più mentre dormi. Deve elaborare tonnellate di informazioni e questo di solito richiede molto tempo. Mentre dormi, il naso si riposa. Sorprendentemente, il senso dell'olfatto si disattiva quando dormi e non verresti nemmeno disturbato se ci fosse una puzza terribile nella tua camera da letto. No comment. Il naso è probabilmente una delle parti del corpo più sottovalutate. Non saremmo nemmeno in grado di apprezzare il cibo senza di esso. Circa l'80% del gusto di qualsiasi alimento ha quel determinato sapore grazie al naso e alla sua capacità di riconoscere gli odori. Se ti tappi il naso mentre mangi, non sentirai il sapore di quasi nulla. Senza l'olfatto, è probabile che tu riconosca il cibo principalmente dalla sua consistenza, quindi una cipolla potrebbe non sembrare diversa da una bella mela. Sì, provaci, e lasciami un commento qui sotto. Gli scienziati credevano che potessimo distinguere circa 10.000 odori, ma si sbagliavano. Ricerche recenti hanno dimostrato che le persone sono effettivamente in grado di distinguere tra più di un trilione di odori. E li ricordiamo meglio di ogni altra cosa e possono persino evocare ricordi lontani. Il naso non ti aiuta solo a respirare e a catturare gli odori. Filtra l'aria che finisce nella gola e nei polmoni. Se inaliamo dell'aria secca, il naso la inumidisce, la raffredda e la riscalda se necessario. Inoltre, il naso pulisce l'aria dallo sporco. Quando invecchi, il tuo cervello si riduce gradualmente di dimensione. All'età di 75 anni è molto più piccolo di quando avevi 30 anni e inizia a ridursi a cominciare dai 40 anni. Succede a tutti e non influisce in alcun modo sulla potenza mentale. Il nostro cervello può immagazzinare solo 7 bit nella sua memoria a breve termine. Non provare nemmeno a confrontare il cervello con la capacità di un telefono, nemmeno quello che avevi nel 2005. Ecco perché non riesci a ricordare i numeri di telefono a memoria. La nostra memoria a breve termine funziona proprio come una lavagna. Puoi memorizzare alcune informazioni, ma prima o poi lo spazio si esaurirà. Per verificare la capacità della tua memoria, prova questo test. Chiedi a un tuo amico di scrivere un elenco di 10 parole e di leggertele. La maggior parte delle persone ricorda 7 o meno parole dell'elenco. La tua RAM, o memoria di lavoro, è una cosa essenziale di cui abbiamo bisogno per svolgere quasi tutte le attività quotidiane, comprese le conversazioni di base, la navigazione in rete e persino per accarezzare il cane. I nostri ricordi più forti ed emotivi sono spesso falsi. La memoria centrale ci dà la sicurezza di credere che ricordiamo tutto, anche se la maggior parte dei dettagli sono inventati dalla nostra mente. Non solo il tuo cervello si rimpicciolisce quando invecchi, ma anche tu rimpicciolisci. Le ossa diventano più fragili e la spina dorsale si comprime. Una cosa simile accade quando riposi la notte. Anche le ossa si rilassano. Per questo motivo, quando ti svegli, sei più alto rispetto alla fine della giornata. Tra i mammiferi, solo gli esseri umani possono camminare su due gambe per tutta la vita. Potresti pensare che i canguri o i gorilla stiano eretti, ma i canguri usano la coda come terza gamba e i gorilla usano le lunghe braccia per mantenersi in equilibrio. Anche le ossa prendono parte nel processo del metabolismo. Poiché sono costituite principalmente da calcio, quando non c'è abbastanza di questo elemento nel sangue, le ossa iniziano a versarlo nel flusso sanguigno, bilanciando il tutto. La stessa reazione funziona al contrario. Quando c'è troppo calcio nel sangue, entra nelle ossa e viene conservato per dopo. L'unico osso che ha il senso dell'umorismo è nella parte superiore del braccio. Ecco perché si chiama humor, anzi, omero. Ok, me lo sono inventato. Andiamo avanti. Le uniche ossa che non crescono si trovano nelle orecchie.
Possiamo sentire grazie a queste minuscole ossa perché si sono adattate a trasmettere vibrazioni sonore. I medici le chiamano catena degli ossicini. Una di queste ossa dell'udito, cioè la staffa, è l'osso più piccolo di tutto il corpo. È grande come un chicco di riso. La nostra altezza, la forma del nostro corpo e il colore della pelle dipendono molto da dove vivevano i nostri antenati, ma possiamo adattarci a nuove condizioni anche durante la vita. Ad esempio, se ti sposti dalle pianure alle montagne, alla fine svilupperai più globuli rossi per compensare la mancanza di ossigeno. E naturalmente, se passi da un clima più freddo a uno più caldo e soleggiato, la tua pelle diventerà più scura per adattarsi. La durata della vita è programmata all'interno delle nostre cellule. Si rinnovano e si dividono costantemente, ma hanno una sorta di timer interno che a un certo punto si ferma. E alcune cellule smettono di riprodursi prima di altre. In media le cellule smettono di dividersi quando raggiungiamo i 100 anni. Ciò significa che se potessimo trovare un modo per indurre le nostre cellule a spegnere quel timer, potremmo potenzialmente vivere per sempre. Il grasso corporeo non è solo fastidioso, ma funge da materiale isolante, riserva di energia e ammortizzatore. Il corpo invia la maggior parte del grasso nella regione della vita, perché è lì che si trovano gli organi interni. Se ti dovesse succedere qualcosa, quello strato di grasso proteggerebbe gli organi vitali da danni irreparabili. Il cranio non è composto da un singolo osso. In realtà è composto da 28 ossa diverse, molte delle quali sono fuse insieme per proteggere il cervello. La mandibola o mascella inferiore è l'unico osso del cranio che non è fissato a un altro osso. È attaccato ai tessuti connettivi e ai muscoli. Per questo motivo è così mobile. Puoi spostarla nella direzione che preferisci. E sì, quindi mastichi grazie alla mandibola. Strano ma vero, i muscoli più forti nel corpo umano non sono nelle braccia o nelle gambe, ma sono nella testa. Il massetere è il muscolo principale responsabile della masticazione e deve essere il più forte per poter tritare il cibo. E hai presente quei muscoli che ti permettono di muovere le orecchie? Quelli sono temporali, situati sopra le tempie. Anche loro ti aiutano a masticare il cibo. Ora ti parlerò di due muscoli molto veloci. In pratica, controllano la chiusura delle palpebre. In effetti, sono i muscoli più veloci del nostro corpo. Gli occhi sono fragili e hanno bisogno di protezione, quindi devono potersi chiudere in un solo istante. Questi muscoli sono in grado di chiudere le palpebre in meno di un decimo di secondo. Le persone con i pollici a doppia articolazione possono piegarli all'indietro. Sembra una cosa fantascientifica e pochissime persone riescono a farlo. Tuttavia è una cosa normale. E anche se sembra doloroso, in realtà non lo è. L'occhio umano è in grado di riconoscere i colori viola-blu, verde-giallo e giallo-rosso. Tutto il resto è una combinazione di questi tre. È impossibile calcolare quante di queste combinazioni vede l'occhio umano, perché ogni singola persona ha delle lievi differenze nella vista, ma in media si tratta di circa 1 milione di combinazioni. Vedi? Wow, che succede? Eri così stanco, non vedevi l'ora di buttarti a letto e di sentire l'odore di quel cuscino profumato. Stavi morendo già alle 9. E invece ora ti rotoli nel letto, cambi posizione e niente, ti stai proprio snervando. È meglio coprire i piedi o lasciarli scoperti, dormire a pancia in su, in giù o sul lato sinistro o destro. Ah! La luna entra fioca dalla finestra, quindi dai un'occhiata all'altro letto nell'angolo. Il tuo amico dorme di sasso. Si è addormentato dopo nemmeno un minuto. Mica è giusto, eh? Stai dormendo da lui perché domani andrete a fare un giro in una città vicina. Certo, dovrei alzarti alle 5, evviva! Oh, guarda l'ora! Perché non riesci ad addormentarti? Perché? Perché? La scorsa settimana tu e un paio di amici siete andati in campeggio nei boschi e hai avuto la stessa difficoltà. Eri molto stanco dopo una lunga giornata passata a portare tutte le tue cose, a passeggiare, a preparare da mangiare, a parlare ore davanti al fuoco. Avevi gli occhi socchiusi, pensavi che ti saresti addormentato in pochi secondi, ma poi niente. Occhi spalancati, ogni piccola cosa ti dava fastidio e non riuscivi a trovare la posizione giusta. Quindi ti chiedi perché? Effetto prima notte, ecco perché. È così che si chiama quando hai problemi a dormire in un posto nuovo.
Il sonno è una cosa fantastica, ma l'evoluzione lo ha reso un po' complicato di tanto in tanto. Durante il sonno il cervello si spegne per un paio d'ore, quindi sei indifeso, perché non puoi individuare potenziali pericoli se succede qualcosa. Ci sono animali, come i delfini e le balene, che hanno sviluppato un sistema per dormire spegnendo solo una parte del cervello alla volta. L'altra parte è sveglia e pronta a scattare. Anche noi abbiamo qualcosa di simile nella nostra testa. Non che ci siano pericoli nella stanza del tuo amico, anche se tutta quella polvere sotto il letto, chissà cosa si nasconde lì sotto. Abbiamo ancora degli istinti che si sono manifestati molto tempo fa, quando i nostri antenati vivevano nelle caverne e sapevano che se avessero dormito di sasso, come se non ci fosse un domani, il domani poteva non esserci davvero. Anche per questo non dormivano fuori dalle caverne. Questa è la ragione dietro all'effetto prima notte. Se dormi nel tuo letto, in una stanza in cui ti senti a tuo agio, il tuo cervello dice «Fiu, ok, ora sei al sicuro». Ma se vai in un posto nuovo? Niente aiuta, nemmeno un letto comodo, un cuscino di seta o il fatto che sei a casa del tuo caro amico. Il tuo cervello sa che sei lontano dalla tua grotta, quindi non può rilassarsi e farti addormentare completamente. È un po' come per i delfini. Una parte del nostro cervello sta riposando, ma l'altra sta ascoltando attentamente nel caso accada qualcosa di imprevedibile. Il tuo cervello non ti disturberà con questa cosa, metà del cervello che dorme e metà no, per sempre. Quando trascorri due notti di fila nello stesso posto, è più probabile che il tuo cervello pensi «Beh, è al sicuro qui, dopo tutto». Anche se quel mucchio di polvere mi preoccupa ancora e probabilmente ti farà addormentare. Ora, l'effetto della prima notte non è così grave se lo provi solo occasionalmente, ma se cambi luogo molto spesso potresti trascorrere la maggior parte del tuo tempo stanco, improduttivo o avere altri problemi. Il nostro cervello ha alcuni schemi che sono risultato dell'evoluzione, ma per fortuna è anche abbastanza flessibile. Puoi ingannarlo e fargli superare l'effetto della prima notte. Dato che il tuo cervello ha paura del fatto che ti trovi in uno spazio sconosciuto, puoi renderlo più familiare e mostrare al tuo cervello che va tutto bene. Potresti portare con te qualcosa che ti piace, magari il tuo pigiama preferito, il tuo cuscino, quella coperta morbida che non cambieresti per niente al mondo. Di solito bevi latte caldo prima di andare a dormire? Fai la stessa cosa nel posto nuovo, così il cervello capisce che è ora di rilassarsi. Vai a dormire alla stessa ora a cui vai di solito? Hai dei rituali di esercizi prima di andare a letto? No, nemmeno io. Ma qualunque sia la routine che hai prima di andare a dormire, ripetila anche nei posti nuovi. Se stai prenotando una stanza in un hotel, prova a trovarne una che abbia un letto simile a quello che hai a casa. Se di solito dormi in un letto matrimoniale, potrebbe sembrarti strano stare spaparanzato in un letto king size. Oppure porta con te il tuo pigiama preferito. Meglio. Niente di ciò che fai funzionerà al 100%, ma vale la pena provare. Nota a margine, non ti infastidisci quando incontri qualcuno che può dormire ovunque. È davvero, davvero bello sdraiarsi, infilarsi sotto le coperte calde e... Ops, scusa. Comunque, il sonno è importante. Ne abbiamo bisogno per sopravvivere, proprio come abbiamo bisogno di cibo o acqua. Trascorriamo circa un terzo della nostra vita a dormire. Gli scienziati ancora non sanno tutti i motivi per cui dormiamo, ma ecco cosa abbiamo scoperto finora. Dormiamo per immagazzinare energia. 8 ore di buon sonno possono produrre energia sufficiente per una giornata energetica e produttiva. Il nostro corpo ha bisogno di rigenerarsi durante il sonno. Capelli e unghie crescono, i muscoli si riparano. Mentre dormi accade tutto questo e molto altro, senza sforzo. Poi ci sono le funzioni cerebrali. Se metti un libro sotto il cuscino durante la notte sperando che il tuo cervello in qualche modo lo legga e si prepari per l'indomani, non accadrà. Ma se studi tanto e con concentrazione, con una buona notte di sonno, riuscirai sicuramente a ricordare tutto. Un pipistrello marrone dorme quasi 20 ore al giorno, mentre una giraffa dorme poco, di solito fa mini pisolini di 5 minuti. Quella povera giraffa non sa cosa si perde. I gatti sanno sicuramente come godersi la vita, trascorrono i due terzi della loro vita dormendo. Randy Gardner ha stabilito il record per il periodo più lungo senza dormire nel 1964. Aveva 17 anni quando è rimasto sveglio per 11 giorni, ovvero 264 ore. Non provarlo a casa, né da nessun'altra parte.
Peter Powers ha deciso di stabilire il record opposto e ha dormito 8 giorni di fila. Fantastico! Come mai non ha dovuto alzarsi per fare pipì? Se ti sdrai sul letto e ti addormenti quasi subito, significa che sei davvero molto stanco e che hai bisogno di dormire. Idealmente ci vogliono dai 10 ai 15 minuti per addormentarsi. Ci sono due momenti specifici al giorno in cui ci sentiamo molto stanchi, le 2 e le 14. Ecco perché abbiamo voglia di fare un pisolino dopo pranzo, invece di continuare a lavorare. Mostra questo video al tuo capo la prossima volta che ti becca a russare in ufficio dopo la pausa pranzo. In realtà siamo gli unici mammiferi che ritardano il sonno di proposito. E ovviamente i mammiferi meno fighi di sempre. In passato solo il 15% delle persone sognava a colori. Ora il 75% di noi lo fa. Alcuni pensano che sia perché oggi abbiamo la TV a colori. A proposito, trascorriamo circa 2 ore nel mondo dei sogni ogni notte. Ma se vuoi ricordarteli, dovresti scriverteli subito dopo esserti svegliato. Se aspetti troppo, dimenticherai tutti quei fantastici superpoteri che avevi. In media di notte possiamo cambiare posizione circa 20 volte. La tua posizione preferita può dire molto sul tuo carattere. Sdraiarsi a pancia in su con le braccia alzate vicino al cuscino è chiamata posizione della stella marina. Chi lo fa tende ad essere un buon ascoltatore e una persona altruista a cui piace aiutare gli altri. Inoltre questa persona potrebbe abbassare la guardia più facilmente. Poi c'è la posizione di caduta libera, quando sei a pancia in giù, con le mani alzate vicino al cuscino e la testa girata di lato. Alcuni dicono che chi dorme così non prende bene le critiche e tende ad essere piuttosto diretto. Infine, la posizione del desideroso è quando ti sdrai su un fianco con entrambe le braccia distese di fronte a te. Questo tipo di dormiente è un po' complesso, ma anche molto aperto. Sono persone lente nel prendere decisioni, ma una volta prese, sono fedeli. Anche il tipo e lo stile di pigiama che indossi la dice lunga, ma questo ce lo salviamo per un altro video. Ogni volta che sbadigliamo, usiamo i muscoli della bocca e della lingua. E il contatto può schiacciare delle ghiandole salivari. Di conseguenza, potremmo spruzzare pochissima saliva senza nemmeno accorgercene, fino a 30 cm di distanza o anche oltre. Avevo un amico che poteva farlo a suo piacimento. Era impressionante. Sapevi che la saliva è sangue filtrato? Sì, sangue che viene elaborato da ghiandole speciali e cellule speciali, che ne assorbono le proprietà. Ecco come il sangue diventa saliva. Andiamo avanti. Se il nostro cervello fosse una pennetta USB, sarebbe fantastico. La nostra capacità cerebrale è compresa tra i 10 e i 100 terabyte. E alcuni scienziati affermano che può raggiungere i 2,5 petabyte. Sembra uno spuntino per cani, vero? Le dimensioni di tutta Wikipedia inglese, calcolate nel 2010, erano di soli 5,6 terabyte. Il calore corporeo può far bollire 2 litri d'acqua in 30 minuti, anche a riposo. Dovremmo provarci. Il cervello può eseguire fino a 10 quadrilioni di operazioni al secondo, con solo 10 watt di potenza. Un computer, per fare lo stesso, avrebbe bisogno di circa 1 gigawatt di potenza, una quantità che può alimentare fino a 300.000 case. La memoria è influenzata dalla posizione del corpo. Ad esempio, è molto più probabile che ricordi una situazione in cui hai salutato qualcuno se ti alzi e saluti di nuovo. Il cervello ha milioni di neuroni, tutti diversi, come la velocità di connessione tra loro. Ecco perché puoi ricordare alcune informazioni più velocemente di altre. I nostri impulsi nervosi, però, sono super lenti rispetto all'elettricità. I neuroni possono andare a una velocità massima di 432 km orari, meno della macchina più veloce al mondo. È tuttavia una velocità significativa, perché il cervello deve rispondere a stimoli come il dolore o il solletico. Il cervello comunque non sente dolore, non ha terminazioni nervose. Le persone con i capelli rossi costituiscono l'1% di tutta la popolazione. Il 2% sono biondi naturali. Sì, la maggioranza delle persone bionde si tinge. Il nero è il colore di capelli più comune al mondo. I capelli non sono solo forti, ma anche elastici. Da bagnati possono allungarsi di circa il 30% della loro lunghezza. Il tasso medio di crescita dei capelli è di 15 cm all'anno, quindi se non tagliassi i capelli fino a, diciamo, 80 anni, i tuoi capelli crescerebbero fino a 1200 cm, circa l'altezza di un edificio di 4 piani.
Tuttavia, non succederebbe perché la lunghezza dei capelli è geneticamente programmata. L'occhio umano somiglia al motore delle macchine. Entrambi hanno bisogno di liquidi per una buona lubrificazione. Il motore ha bisogno d'olio e l'occhio di lacrime. Per garantire il funzionamento degli occhi, le lacrime vi sono ben distribuite. Ecco perché sbattiamo le palpebre più di 10.000 volte al giorno. Il muscolo oculare è il più veloce del corpo. Possiamo sbattere le palpebre 5 volte al secondo. Ogni minuto passiamo 6 secondi a sbatterle. In un giorno passiamo 30 minuti al buio perché chiudiamo gli occhi, escluso il tempo in cui dormiamo. L'unica parte del corpo che non riceve alcun nutriente dal sangue è la cornea dell'occhio. Per funzionare ha bisogno solo delle lacrime e del liquido nella parte anteriore degli occhi. Secondo molti scienziati, le lacrime che appaiono per un'emozione sono una caratteristica unicamente umana. Nessun altro animale piange di tristezza o di gioia. Le pupille si restringono e si espandono per controllare la luce in entrata. Se c'è molta luce, restringono il suo passaggio per non danneggiare la vista. Al buio, invece, si espandono per catturarne il più possibile. Ora torniamo alla bocca. La lingua ha molti muscoli e alcuni vengono allenati solo imparando una nuova lingua. Un morso umano causa sempre un'infezione per i batteri che vivono nella bocca. Da questo punto di vista siamo simili alle iene. Le ossa sono progettate per essere utilizzate molto ogni giorno e alcune di esse possono reggere 2 o anche 3 volte il nostro peso corporeo. È impressionante, ma i denti sono ancora più forti. Quando mordi qualcosa, i denti esercitano una pressione incredibile, fino a 90 kg. A proposito, lo smalto è considerato parte del sistema scheletrico. Il corpo è composto circa al 60% da acqua, che si trova anche nelle ossa. Circa il 25% della massa ossea umana è costituita da acqua. L'acido cloridrico nello stomaco, il più importante difensore del sistema immunitario, ci aiuta a sbarazzarci di tossine alimentari pericolose, virus e batteri che assumiamo col cibo. Questo acido digerirebbe anche lo stomaco stesso, se non ci fosse la mucosa a proteggerlo. Anche se lavi i denti 2 volte al giorno e non dimentichi mai il collutorio, la bocca rimane una delle parti più sporche del corpo umano. Ci vivono milioni di batteri. La buona notizia è che la maggior parte di essi fa bene al corpo e lo protegge da virus e batteri cattivi. Gli umani e le giraffe hanno colli simili. La quantità di vertebre nei loro colli, infatti, è la medesima. La differenza, però, è nelle dimensioni. Le vertebre della giraffa sono lunghe 25 cm. La nostra colonna vertebrale può sopportare una pressione di 450 kg. Resisterebbe a una zebra adulta, ma per favore non provarlo a casa, anche perché lì non ci sono zebre. Quando ti corichi sulla schiena e alzi le ginocchia, la pressione sulla colonna vertebrale è di 11 kg. Non certo una zebra, ma un gatto robusto. Anche la colonna vertebrale è molto flessibile. Se potessimo piegarla, formerebbe 2/3 di un cerchio completo. Siamo come dei serpenti? Al mattino siamo più alti che di sera. Mentre dormiamo, infatti, non siamo più soggetti alla forza di gravità e la colonna vertebrale si allunga, regalandoci fino a 1,26 cm in altezza. Peccato che ci accorciamo durante il giorno. Le montagne russe sballottano davvero gli organi, quindi quando ti senti come se ti stesse cadendo lo stomaco, sappi che si sta muovendo davvero nel tuo corpo. Pensi che le impronte digitali siano l'unica cosa unica nel corpo? Beh, non lo sono. Anche l'impronta della lingua e l'odore sono unici. Se qualcuno ti annusa, meglio insospettirsi. Se tutti i tuoi vasi sanguigni fossero in fila in un'unica linea, beh, farebbe male. Ma traccerebbero 2 volte la circonferenza terrestre. Un'impresa impressionante che non vedresti perché, beh, non puoi vivere senza vasi sanguigni. Pensi di riposare mentre dormi, ma in realtà il tuo cervello non lo fa. In realtà è più attivo di notte che di giorno, perché elabora tutte le informazioni raccolte. Quindi un po' di rispetto. Il fegato umano è l'organo più attivo del corpo. Ha oltre 500 funzioni e non tutte sono chiare agli scienziati. Ti sei mai chiesto perché ti senti assonnato dopo pranzo?
Beh, perché il ritmo circadiano, costituito da cicli di 24 ore, richiede di fare un pisolino dopo 7 ore di veglia, e il cibo non fa che aumentare questo effetto. Semplice. Mal di denti e mal di testa sono collegati tra loro dal nervo trigemino, che attraversa la mascella fino alla testa. Per cui, quando senti dolore ai denti, di solito hai anche dolore alla testa. Perdiamo calorie facendo qualsiasi cosa. Una sana dormita di 8 ore, ad esempio, ti fa perdere fino a 800 calorie. E sì, anche mangiando consumiamo energia. Come tutti i mammiferi, abbiamo un riflesso che rallenta o arresta alcune funzioni corporee quando rischiamo di annegare, persino la frequenza cardiaca. Gli umani possono stare senza cibo per più di 20 giorni, tuttavia se non dormi per 10 giorni il tuo corpo smetterà di funzionare. A proposito di sonno, in media le persone dimenticano il 90% dei sogni. E forse è una buona cosa, altrimenti immagina quanto sarebbe pazzo il mondo. Il colore dei sogni è influenzato dalla TV che guardavi da bambino. Se appartieni a una generazione più anziana e guardavi la TV in bianco e nero, vedrai spesso sogni monocromatici. Se sei abituato alla televisione a colori, anche i tuoi sogni saranno colorati. Su 10.000 persone sulla Terra, una ha gli organi speculari o invertiti rispetto alla posizione abituale. Cioè il fegato è più grande sul lato sinistro e il rene destro è leggermente più in alto rispetto a quello sinistro. A proposito di reni, quello sinistro è un po' più in alto rispetto al destro, questo perché il fegato è più grande sul lato destro del corpo. Le persone con gli occhi chiari, blu o verdi, tollerano meglio il dolore rispetto a quelle con gli occhi scuri. Gli scienziati pensano sia correlato alla melanina, che influisce sul colore degli occhi. La lunghezza dei piedi è simile a quella degli avambracci. Non ci credi? Controlla, ti aspetto qui. Nah. Oh, sta squillando il telefono. Sarà qualcosa di urgente, visto che sono le 11 di sera. Ma un momento, non è il telefono. Eppure hai sentito un rumore acuto. Sembrava quasi un fischio o un ronzio, come una strana interferenza. Ma non viene dall'esterno. Si tratta del cosiddetto suono fantasma. Può capitare di sentirlo da un orecchio solo o da entrambi, spesso o solamente ogni tanto. Di solito lo sentiamo di notte, quando tutto è silenzioso. Il nome scientifico di quello strano rumore è acufene. Non è affatto raro, interessa almeno il 15-20% della popolazione. L'acufene si origina nell'orecchio interno, in un piccolo organo a forma di chiocciola, la coclea. Le onde sonore vengono captate dall'orecchio medio e tramutate in impulsi elettrici nell'orecchio interno. Il nervo acustico a quel punto li trasporta verso il cervello, ma a volte l'orecchio interno può andare in tilt e il cervello confonde il segnale. L'acufene è un segnale d'allarme lanciato dal nervo della coclea. Di solito in seguito a rumori esterni molto forti come motoseghe, martelli pneumatici, musica a tutto volume o persone che urlano. Oppure l'acufene può verificarsi in seguito a traumi alla testa, all'orecchio o anche come effetto collaterale di alcuni medicinali. In questo caso a provocarlo sono variazioni della pressione sanguigna. Nel frattempo, nel nostro incredibile organismo, vivono dei batteri nel tratto digerente, capaci di produrre elettricità. Che shock! Producono elettroni, ovvero piccole particelle dotate di carica elettrica. Probabilmente è un sistema che i batteri usano per generare energia di riserva. Noi esseri umani siamo gli unici animali ad avere il mento. Neppure i nostri parenti più prossimi, gorilla e scimpanzé, hanno questo piccolo spuntone osseo. Come tutti gli altri animali, la loro mandibola aderisce direttamente ai denti. La scienza non sa ancora spiegare questo piccolo mistero. Alcune teorie ipotizzano che il mento sia un'evoluzione specifica di noi umani, che deriva dal modo in cui mastichiamo il cibo. Altri invece affermano che sia un'evoluzione derivata dal linguaggio. Sta di fatto che è comodo, specie se vuoi farti crescere il pizzetto. Sbattendo le palpebre, l'occhio si mantiene pulito e idratato. Ma non solo, si riposa anche. Una ricerca della Washington University ha scoperto che questo meccanismo ci aiuta a mantenere alta la concentrazione durante la giornata. Ti capita mai di vedere minuscoli filamenti davanti agli occhi, specie se alzi lo sguardo verso la luce? Sono sfuggenti, appaiono e scompaiono, e somigliano quasi a piccoli vermi. Niente paura, si tratta solo di globuli bianchi che viaggiano nei capillari sulla tua retina, che è il tessuto sensibile alla luce situato sul retro dell'occhio.
Curiosamente quasi nessuno ci fa caso, ma scommetto che ora che lo sai, li noterai. La ghiandola pineale nel cervello produce la melatonina, l'ormone che regola i cicli del sonno. La ghiandola in sé assomiglia ad un pinolo e deve proprio a questo il suo nome. Il nostro cervello è composto al 73% di acqua e lo stesso vale per il cuore. Ecco perché basta perdere un 2% di liquidi nell'organismo per sentirsi stanchi. La disidratazione provoca anche perdite di memoria e concentrazione e peggiora l'umore. Ma ci pensa il cervello ad assicurarsi che tu beva la giusta quantità di acqua. Ogni volta che inghiotti acqua, bocca e gola inviano segnali al cervello per fargli capire quando è il momento di smettere di bere. Altrimenti manderemo giù acqua per tutto il tempo, da 10 a 60 minuti, necessario ad idratare ogni singola cellula del corpo. Gli occhi catturano un'immagine in soli 13 millisecondi. Nel frattempo il cervello ha già interpretato lo stimolo visivo. Per capirci, un battito di palpebra dura dai 100 ai 400 millisecondi. La lingua non è di certo il più robusto dei nostri muscoli, eppure non si stanca mai. Il motivo sta nella sua particolare struttura, costituita da 8 muscoli interconnessi. A differenza di tutti gli altri muscoli del corpo, la lingua non è situata su un supporto osseo. La sua struttura è simile alla proboscide di un elefante o al tentacolo di un polpo. Il tuo corpo emette un alone luminoso. Fai luce qui, per favore. L'alone è più marcato verso le 4 di pomeriggio e più debole verso le 10 di mattina. In realtà, comunque, è di 1000 volte meno intenso della luce visibile ad occhio nudo. Il sudore è composto da acqua mista a proteine, zucchero, ammoniaca e tanto altro. Contiene anche piccole tracce di metalli, tra cui rame, zinco, nichel, ferro e così via. Ha un sapore salato perché contiene anche sodio. Tra l'altro, più sale assumi, più il tuo sudore sarà salato. Il tuo organismo si libera degli scarti di varie sostanze e il sudore è il modo più rapido per farlo. In una persona adulta, il sangue corrisponde al 7-8% del peso corporeo. Circa il 55% del sangue è composto da plasma liquido. Il resto consiste di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine che formano i coaguli e fermano le emorragie. Non si può inghiottire e respirare allo stesso tempo. Il cibo che ingerisci e l'aria che inspiri attraversano lo stesso tubo, all'inizio. Solo un po' più giù arriva il bivio in cui l'esofago, da cui scende il cibo, si divide verso la trachea, da cui passa l'aria. Quando inghiotti, il tratto respiratorio si chiude in automatico. In questo modo il cibo non entra nella trachea, o almeno non sempre. A volte si sa, il meccanismo può incepparsi. Il tuo cervello può produrre più di 48 pensieri al minuto, per un totale di quasi 3000 pensieri all'ora e di 69000 pensieri al giorno. Le unghie della mano dominante crescono più in fretta. Significa che se usi di più la mano destra, dovrai tagliare quelle unghie più spesso. Le unghie inoltre crescono più velocemente d'estate e durante il giorno. La memoria è capace di ricordare fino a 10000 volti diversi. Naturalmente varia da persona a persona, ma la media è intorno ai 5000. Non vuol dire che di ogni faccia ricordi anche il nome, ma soltanto che ne hai memorizzato i tratti somatici. Ora potrai tentare di nascondere la verità, ma sarà sempre il naso a tradirti. Quando una persona dice una bugia, la temperatura attorno al naso e agli angoli interni degli occhi aumenta, un fenomeno noto come l'effetto Pinocchio. Le donne hanno più papille gustative sulla lingua rispetto agli uomini, motivo per cui ben il 35% delle signore e solo il 15% dei maschietti sono super taster, ovvero persone maggiormente capaci di distinguere i vari sapori rispetto alla media. I denti sono l'unica parte dell'organismo incapace di autorigenerarsi. In compenso, lo smalto che li ricopre è la sostanza più robusta di tutto l'organismo umano. Il battito cardiaco può sincronizzarsi con la musica che ascolti. Se ascolti un brano dal ritmo veloce, magari rock, il tuo cuore batterà più in fretta. Se ascolti musica classica, il tuo cuore rallenterà un pochino, così come la pressione del sangue. È un fenomeno ben noto ai musicisti, ma che riguarda tutti quanti, anche gli ascoltatori più distratti. Esistono dai 2 ai 5 milioni di ghiandole sudoripare nel nostro corpo. Il sudore prodotto è di due tipi, quello da stress e quello regolare. L'idea ti fa sudare freddo per caso? Il sudore da stress contiene più acidi grassi e proteine. Il sudore regolare invece è composto quasi solo di acqua, sale e un mix di altre sostanze. Quando ti lavi i denti, fai attenzione a non esercitare troppa forza.
Potresti danneggiare lo smalto e renderli estremamente sensibili al freddo o al caldo. Se camminassi nella stessa direzione per 12 ore al giorno, entro circa 800 giorni, avresti fatto il giro del mondo. Però portati gli stivali per quando attraverserai l'oceano. Se una goccia dei tuoi succhi gastrici ti cadesse sulla pelle, ti ritroveresti con un bel buco da una parte all'altra. Tutto grazie all'acido cloridrico, uno degli acidi più potenti che esistano, capace di dissolvere anche i metalli, come il magnesio e lo zinco. L'acido cloridrico è infatti la componente principale dei succhi gastrici. Protegge il tuo organismo e il sistema immunitario, eliminando virus e batteri presenti nel cibo che mangi. Questo acido aiuta inoltre l'organismo a scomporre ed assorbire, ovvero digerire, le sostanze nutritive, come le proteine. Le nostre labbra sono rosse perché sono attraversate da numerosissimi minuscoli capillari, proprio sotto pelle. Il tuo dito mignolo è piccolo ma potente. Senza di lui, la mano perderebbe metà della sua forza. L'indice e il medio collaborano con il pollice per far presa sugli oggetti. Il mignolo e l'anulare invece lavorano come bilancieri, dando forza alla presa. L'organo più grasso del tuo corpo è il cervello. Il suo peso specifico consiste di grassi quasi al 60%, un fatto attestato anche dal Guinness dei primati. Nel cervello è conservato circa il 20% di tutto il colesterolo che hai in corpo ed è vitale per il corretto funzionamento del cervello. Meglio che sia lì piuttosto che altrove, insomma, tutto quel grasso, no? Le cellule ossee si rinnovano costantemente. Ecco perché ti ritrovi con un nuovo scheletro ogni 10 anni circa. Questo processo rallenta con l'avanzare dell'età e le ossa impiegano maggior tempo per rigenerarsi, motivo per cui diventano anche più sottili in tarda età. Ed ecco ancora una nuova scoperta, un nuovo tipo di neuroni, cruciali per la ricerca sulla vista. Sono i codociti, o cellule bersaglio. Devi ringraziarli se riesci a riconoscere un amico in mezzo alla folla o a trovare il tuo cane nel parco. Curiosamente, le cellule bersaglio non si curano di quale sia la forma o l'aspetto di un oggetto. A loro interessa solo sapere se quell'oggetto è al centro della tua attenzione o no. Che schizzinose! Non è possibile ricordare una sola cosa. Infatti, quando provi a pensare a un dettaglio, come il colore della maglietta che un tuo amico indossava la scorsa settimana, ricordi anche altri dettagli. Ad esempio, il luogo in cui l'hai visto e le cose di cui avete parlato. L'ippocampo è la parte del cervello che immagazzina i ricordi. Di solito li impacchetta insieme, inclusi i più piccoli dettagli. In media, le papille gustative durano 10 giorni. Sono gruppi di cellule sensoriali sulla lingua. Le papille più vicine alla superficie hanno vita più breve. Per questo non devi aspettare molto a lungo prima di sentire di nuovi sapori dopo esserti bruciato la lingua. Una teoria dice che il déjà vu è una sorta di ritardo nell'elaborazione del cervello. Gli scienziati pensano che accada quando il cervello trasferisce informazioni da un lato all'altro e c'è un ritardo di una frazione di secondo. Ciò significa che il cervello riceve le stesse informazioni due volte e le elabora come due eventi separati. Solo il 30% delle persone può allargare le narici e un terzo può piegare il pollice all'indietro. Alcune persone possono produrre ruggiti nelle loro teste. Devono solo irrigidire l'orecchio o la mascella. C'è un piccolo muscolo nell'orecchio, smorza i suoni forti, come quando mastichi. Ma alcune persone possono flettere quel muscolo e creare un rombo udibile. Le tue dita sono sensibili, ma centinaia di volte meno delle labbra. Inaliamo molti detriti, inclusi 700.000 scaglie della nostra stessa pelle, solo in un giorno. Uno spasmo ipnico è una contrazione che provi mentre ti stai addormentando. È un movimento muscolare brusco che si verifica durante la fase del sonno non REM. Puoi anche avere l'illusione di cadere. Una delle teorie è che quando ti stai per addormentare, il tuo cervello vede il rilassamento dei muscoli come un segno che sei nei guai e che stai cadendo. Quindi invia dei segnali ai muscoli per proteggerti. La sinestesia è l'abilità rara di una persona del riuscire a gustare la musica o ascoltare i colori. Solo una persona su 2000 ci riesce. Per alcune persone il coriandolo sa di sapone perché la pianta contiene una sostanza chimica utilizzata nella sua fabbricazione.
ma solo dal 4 al 14% della popolazione mondiale ha dei geni speciali in grado di rilevarlo. Il 18% delle persone può muovere entrambe le orecchie in contemporanea, mentre il 22% può muovere un solo orecchio alla volta. Chi ci riesce ha conservato dei muscoli rudimentali che avevano i nostri antenati. Ed è una cosa che hanno anche i gatti. I lividi cambiano colore nel tempo. Appare un livido perché c'è una fuoriuscita di sangue sotto pelle. Piccoli vasi sanguigni vengono schiacciati e il sangue vi rimane intrappolato. In principio il livido è rosso perché il sangue è ricco di ossigeno. Poi diventa viola, verde, giallo o persino grigio quando i livelli di ossigeno diminuiscono. Il sudore non ha odore. L'odore sgradevole è causato dai batteri sulla pelle. Quando il sudore esce dai pori, i batteri lo scompongono in acidi. Ciò che la maggior parte dei deodoranti fa è eliminare i batteri sulla pelle. La gente sognava in bianco e nero molto più di oggi. Questo perché guardava la TV in bianco e nero. Il gorgonzola influisce sui sogni e li rende più vividi. I gusci d'uovo potrebbero essere usati per rigenerare le ossa umane. I gusci d'uovo di pollo contengono carbonato di calcio, che è qualcosa che abbiamo nelle ossa. Il cibo sull'aereo ha un sapore diverso. Questo perché perdi fino al 30% della sensibilità nelle papille gustative a causa della secchezza e della pressione in cabina. È particolarmente vero per i cibi salati e dolci. Le narici non funzionano sempre con la stessa efficienza. Quando respiri, una narice fa la maggior parte del lavoro e si danno il cambio ogni 2 ore. Non potresti assaggiare il cibo senza saliva. Le papille gustative hanno dei chemorecettori che riconoscono sapori diversi, ma hanno bisogno di liquido perché questi sapori si leghino alle molecole. Inoltre, non puoi assaggiare ciò che la saliva non dissolve. Il cervello non sente dolore. Ha un centro per il dolore, ma non ha i recettori del dolore stesso. Quando ti fa male la testa, puoi sentirlo a causa dei nervi, dei tessuti e dei vasi sanguigni intorno al cervello. Un singolo capello umano può supportare 100 grammi di peso, quanto 2 barrette di cioccolato. Le unghie dei piedi crescono quasi 4 volte più lentamente delle unghie delle mani perché sono esposte meno e vengono utilizzate meno frequentemente. Avrai sicuramente qualche foto in cui hai gli occhi rossi. Quando il flash della fotocamera si accende, i tuoi occhi non sono preparati per così tanta luce. Le pupille rimangono dilatate, motivo per cui la luce viene riflessa dai vasi sanguigni della coroide, uno strato di tessuto nella parte posteriore dell'occhio, che nutre la retina. Il polmone destro è più grande di quello sinistro perché deve fare spazio al cuore. I tuoi denti sono l'unica parte del corpo che non può guarire da sola. Il massetere è il muscolo più forte in assoluto. Insieme al resto dei muscoli della mascella, può serrare i denti con una forza pari a 90 kg sui molari e 25 kg sugli incisivi. Le cipolle producono un irritante chimico. Stimola le ghiandole nei nostri occhi, facendoli lacrimare. Il naso può memorizzare fino a 50.000 profumi e rilevare più di 1 trilione di odori. Tutti noi abbiamo un odore unico, a eccezione dei gemelli identici. Questo odore è in parte determinato dalla genetica, ma dipende anche dalla dieta, dall'igiene e dall'ambiente. Mangiare la neve non è il modo migliore per mantenersi idratati. Il corpo consuma troppa energia per trasformarla in acqua. La neve può fornire un po' di idratazione, ma abbassa anche la temperatura corporea, il che non è l'ideale se stai cercando di sopravvivere alle rigide temperature invernali. Bruci tra le 100 e le 200 calorie all'ora stando in piedi. Stare seduti brucia 60-130 calorie, a seconda di altezza, peso, sesso ed età. Il cervello ghiacciato è una fastidiosa emicrania da gelato. È così che il tuo cervello ti dice di rallentare, o meglio, di smettere di mangiare qualcosa di così freddo. Lo scopo principale delle ciglia è proteggere gli occhi dalla sabbia, dall'umidità,
dalla polvere e dai detriti nell'aria. Le ciglia percepiscono quando qualcosa si sta avvicinando troppo, come un insetto, e attivano il riflesso delle palpebre. Sbattere gli occhi aiuta anche a eliminare delle minuscole particelle o dei detriti bloccati nei puncta. Sono quelle piccole aperture che hai nelle palpebre. È da lì che fuoriescono le lacrime. Le sopracciglia impediscono al sudore di scorrere verso gli occhi. Anche la pelle e la forma delle ossa fanno in modo di dirigere il sudore verso i lati del viso. Non siamo i più veloci, i più forti o i più grandi del regno animale, ma siamo i migliori nella corsa su lunghe distanze. Abbiamo infatti le gambe lunghe e il nostro corpo può perdere il calore in eccesso tramite la sudorazione. Anche molto tempo fa i nostri antenati cacciavano gli animali inseguendoli per lunghi periodi di tempo e alla fine riuscivano a sfiancarli. I cinque sensi fondamentali sono gusto, tatto, vista, udito e olfatto, ma abbiamo anche altri sensi. La propriocezione è quando il corpo è consapevole delle sue parti e della loro posizione, anche se non le vede. Ad esempio, se il tuo braccio è dietro la schiena, sai che è lì. Se fossi un polipo, non lo sapresti. Perché queste creature non sanno che le loro braccia esistono se non le vedono. La termocezione è la capacità di percepire la temperatura. L'equilibriocezione è il senso dell'equilibrio. Hai anche la nocicezione, cioè puoi sentire dolore. Poi c'è la cronocezione, percepisci lo scorrere del tempo. Ce ne sono altri nel regno animale, come l'elettroricezione e la magnetoricezione, ma non appartengono a noi umani. Non puoi vedere le papille gustative. Quelle piccole protuberanze sulla lingua sono papille linguali. Ne esistono quattro tipi: circumvallate, fogliate, fungiformi e filiformi. Sono tutte ricoperte di papille gustative, tranne l'ultima, la filiforme. Questa è responsabile del senso del tatto sulla lingua. Il tuo mignolo contiene il 50% della forza totale che hai nella mano. Il fegato è un organo molto importante ed è responsabile di 500 singole funzioni. Fino al 10% è costituito da grasso. Il fegato può rigenerarsi. Puoi bruciare calorie con un bagno caldo, tante quante ne perderesti con una passeggiata di mezz'ora. La maggior parte delle persone ha bisogno di 7 minuti per addormentarsi. Questo tempo si accorcia se hai appena consumato un pasto abbondante e gustoso. In media il cuore è grande quanto un pugno. Batte 115.000 volte e pompa circa 7.500 litri di sangue al giorno. La cornea è l'unica parte del corpo con cellule viventi che non ha vasi sanguigni. Ottiene sostanze nutritive e ossigeno direttamente dal liquido lacrimale all'esterno, dalla densa sostanza acquosa che si trova nella cornea e dalle fibre nervose collegate alla cornea. Ecco perché le lenti a contatto erano un potenziale problema. Quelle più vecchie riducevano l'apporto di ossigeno, poiché la cornea riceve principalmente ossigeno dall'esterno. Questo problema è stato risolto, o almeno ridotto, quando sono arrivate sul mercato le lenti in silicone idrogel. Alcune altre parti del corpo che non hanno vasi sanguigni sono le unghie, i capelli, gli strati esterni della pelle e lo smalto dei denti. Hai notato come a volte il sudore puzzi di cipolle dopo un allenamento? Non hai nulla di cui preoccuparti. Ci sono due tipi di ghiandole sudoripare nella pelle. Il primo tipo si trova in alcune aree, come la regione inguinale e le ascelle. Produce uno specifico fluido oleoso che è una risposta a determinate esperienze emotive. Un altro tipo di ghiandola sudoripara è molto più comune. È distribuita in tutto il corpo ed è responsabile del sudore specifico che si ottiene dopo un allenamento. Il sudore raffredda il corpo mentre evapora dalla pelle, è composto per il 99% da acqua, quindi è praticamente inodore. Almeno quando lascia i pori e arriva sulla superficie della pelle. Ma ci sono molti tipi di batteri sulla pelle che si nutrono dei nutrienti nel sudore, oltre che di scaglie della pelle. Uno dei sottoprodotti di questi batteri sono sostanze chimiche specifiche e il loro odore assomiglia a quello della cipolla.
Potresti aver notato che produci più saliva quando corri, soprattutto se si tratta di una breve corsa quando fa freddo. Ma se stai correndo una maratona e fuori è una bella giornata calda, produrrai meno saliva. È il tuo corpo che cerca di compensare la secchezza, poiché respiri molto di più attraverso la bocca. Ma il corpo si disidrata di più in tempi più lunghi, motivo per cui cercherà di conservare l'acqua riducendo la produzione di saliva. Ogni volta che ti alleni, non importa quanto intensamente, secerni un tipo specifico di proteina. Questa proteina rende la saliva più viscosa e appiccicosa, motivo per cui potresti percepire la tua bocca molto più secca dopo un allenamento. Gli umani osservano il mondo con 15 secondi di ritardo, il che significa che il tuo cervello ti tiene costantemente nel passato. In questo modo ti aiuta a stabilizzare la visuale del mondo che ti circonda. I tuoi occhi ricevono un'enorme quantità di informazioni visive, milioni di colori, forme e movimenti in continua evoluzione, ovunque ti giri. Non è facile per il cervello elaborare tutti questi dati. Il mondo visivo cambia continuamente a causa dei cambiamenti di punto di vista, luce e altri fattori esterni. Il tuo input visivo cambia quando batti le palpebre. Inoltre, testa, occhi e resto del corpo sono sempre in movimento. Il cervello ha dovuto escogitare un meccanismo in grado di creare una certa stabilità illusoria. Leviga automaticamente il tuo input visivo. Non analizza ogni piccola cosa che vedi, è come una macchina del tempo. In realtà percepisci un insieme di cose che hai visto negli ultimi 15 secondi. Il cervello mette insieme gli oggetti in modo che appaiano simili tra loro, così ti induce a credere di stare in un ambiente stabile. Se il tuo cervello ti tenesse aggiornato in tempo reale, il mondo sembrerebbe un posto molto caotico con continui cambiamenti di movimento, luce e ombra, come se stessi avendo un'allucinazione costante. Le nostre ossa sono veramente forti, ma i denti, anch'essi parte del sistema scheletrico, sono ancora più forti. Ciò è dovuto allo smalto, lo strato esterno e duro del dente. Lo smalto mantiene al sicuro il tessuto e i delicati nervi all'interno dei denti. Bruci calorie anche solo pensando. Quando ti riposi e non ti dedichi a nessuna attività in particolare, ad eccezione delle cose basilari, tra cui digerire, respirare e regolare la temperatura corporea, il tuo cervello usa dal 20 al 25% dell'energia totale del corpo. Ciò significa che il corpo brucia da 350 a 450 calorie al giorno senza fare praticamente nulla. Non siamo gli unici esseri nel regno animale a funzionare così. Alcuni piccoli mammiferi come l'uistiti pigmeo e la tupaia destinano la stessa percentuale della loro energia al cervello. La maggior parte dell'energia che il cervello brucia serve per aiutare le sue cellule, i neuroni, a comunicare tra loro. Lo fanno tramite segnali chimici che il cervello trasmette attraverso le sinapsi, speciali strutture cellulari. Quindi il cervello dirige molta energia verso le sinapsi per farle funzionare. In realtà il cervello non riposa mai. Anche quando dormi, alcune parti sono ancora attive. Il cervello ha bisogno di carburante per funzionare e persino nel sonno bruci calorie. Più compiti impegnativi svolgi durante il giorno, più calorie bruci. Perciò, se salti l'allenamento, compensa risolvendo un sudoku. Ti piace il gelato? È buono! E se lo mangi spesso, sicuramente conosci quella sensazione di congelamento al cervello. È una sensazione piuttosto intensa e spiacevole che si sente nella parte anteriore o laterale della testa subito dopo aver bevuto o mangiato qualcosa di freddo, come una bibita, un gelato o un ghiacciolo. Alcune persone provano persino una sensazione simile ogni volta che sono esposte all'aria fredda. Gli scienziati non sono ancora sicuri del perché avvenga, ma una teoria è che la sostanza fredda stimoli un gruppo di nervi situato nella parte posteriore del palato. Un'altra teoria dice che i vasi sanguigni nel palato e le cavità nasali si restringono rapidamente perché la temperatura in bocca scende velocemente, prima di dilatarsi di nuovo. Il congelamento del cervello non è un fenomeno pericoloso di cui preoccuparsi, e no, non aiuta a lamentarsi né stringere la testa tra le mani. Ad alcune persone piace dormire molto, lo ammetto anche a me, ma alcuni di noi sono affetti dalla sindrome dei brevi dormitori.
il che significa che sono in qualche modo immuni alla privazione del sonno. Circa l'1% della popolazione ne affetta. Queste persone possono non dormire e sentirsi comunque abbastanza riposati. Stanno bene anche se dormono 6 ore a notte. Per gli altri, invece, dormire così poco fa malissimo. L'occhio umano ha normalmente 3 coni. Ciò significa che possiamo riconoscere circa 1 milione di sfumature diverse negli spettri dei colori verde, rosso e blu. Ma ci sono alcune persone con una condizione rara, i cosiddetti tetracromati, che hanno 4 coni. Ciò consente loro di vedere le sfumature ultraviolette e di poter distinguere 100 milioni di colori. Lo sapevi che lo scheletro è bagnato? Infatti il corpo è composto principalmente da acqua, fino al 60%. Questo fluido non si trova solo negli organi, nei muscoli e nella pelle, ma anche nello scheletro. La massa ossea è composta quasi per un terzo da acqua. Il corpo umano ha un'incredibile rete nascosta al suo interno, i vasi sanguigni sono davvero piccoli, ma se potessi metterli tutti in fila otterresti qualcosa di enorme. Il corpo vanta una rete di vasi sanguigni lunga 96.560 km. Un modo per mantenere in salute questa rete è mangiare correttamente. Ti sei mai chiesto perché i nostri lontani parenti, i primati, sono più forti di noi? I nostri corpi sono molto simili. Guarda la struttura muscolare degli scimpanzé, per esempio. I nostri parenti primati più stretti, però, sono circa 1,35 volte più forti di noi. Il corpo umano ha sviluppato delle fibre muscolari a contrazione più lenta rispetto al resto dei primati. Questo tipo di fibra è meno potente, ma ci dà più resistenza e ci permette di cercare cibo e cacciare, attività che hanno aiutato i nostri lontani antenati a sopravvivere. Questo è anche il motivo per cui possiamo correre una maratona. Una scimmia non potrebbe mai farlo. Ma perderemmo comunque in una competizione di forza. La risata è contagiosa, non è solo un modo di dire. I ricercatori hanno scoperto che forti emozioni possono sincronizzare l'attività cerebrale di persone diverse. L'atto del ridere, secondo la scienza, è tipico delle creature sociali. Le persone hanno quasi 30 volte più probabilità di ridere quando si trovano in situazioni sociali, come un'uscita tra amici o con persone con cui si sentono a loro agio. Una teoria dice che quando vedi un amico ridere, ti unirai a lui, e questo perché gli umani sono esseri empatici. Il cervello rilascia endorfine quando ridi. Sono sostanze chimiche speciali che ti fanno sentire al sicuro e a tuo agio. Non siamo sicuri del perché le risate siano contagiose, ma è davvero figo. Quindi, unisciti a noi del lato positivo e ridi. Se ti avventuri nello spazio, il tuo cervello crescerà del 2% circa. In condizioni di gravità normale, quando stiamo in piedi, il fluido nel cervello si sposta naturalmente verso il basso. Ma ci sono prove che dimostrano che la mancanza di gravità impedisce questo spostamento, motivo per cui il liquido si accumula nel cervello e nel cranio. E anche se per te un mazzo di fiori profuma, ci sono persone che soffrono di cacosmia e che li troverebbero maleodoranti. Infatti percepiscono tutti gli odori in maniera negativa. Sì, ogni cosa puzza. A proposito, tra tutti i nostri sensi, l'olfatto è quello più sviluppato. Ricordiamo fino al 65% degli odori dopo un anno, ma solo il 50% di quello che abbiamo visto dopo 3 settimane. E ogni 28 giorni il naso si rigenera, sì, perché le cellule del naso si rinnovano ogni 4 settimane. Non sentiamo gli odori quando dormiamo? Beh, a meno che non ti lavi da un bel po'. L'olfatto si spegne mentre dormi, motivo per cui sarebbe quasi impossibile notare una fuga di gas nel sonno. Mentre dormiamo possiamo fare affidamento soltanto sul suono, perché il sonno può essere interrotto da un rumore. Quasi la metà delle tue papille gustative scomparirà quando raggiungerai l'età di 60 anni. A quel punto allora forse inizierai a mangiare i broccoli. Anche il senso dell'olfatto diventa meno acuto man mano che si invecchia. Per quanto riguarda il gusto, ancora una volta, ci affidiamo principalmente al senso dell'olfatto, poiché ci aiuta a percepire fino al 95% dei sapori. Senza l'olfatto sarebbe difficile distinguere una mela da una rapa. Quando tossiamo, rilasciamo l'aria a circa 100 km orari. Attenzione al limite di velocità. Il singhiozzo è un processo composto da 2 fasi. Per prima cosa aspiri l'aria a causa di uno spasmo muscolare e poi, boom! Le vie aeree vengono chiuse, l'aria rimane bloccata e avviene il famoso singhiozzo. Le orecchie non servono solo per sentire, ma anche per l'equilibrio. All'interno dell'orecchio c'è il sistema vestibolare.
In pratica dei canali all'interno dell'orecchio contengono fluidi e minuscoli sensori che ci aiutano a mantenere l'equilibrio. A proposito, nelle orecchie ci sono delle ossa e sono le uniche ossa che non crescono. Possiamo sentire grazie a queste ossa dal momento che trasmettono vibrazioni sonore. I medici le chiamano catena degli ossicini ed è composta da martello, incudine e staffa. Queste ossa sono parte integrante dell'orecchio. Le orecchie continuano a crescere per tutta la vita e sudano. Sì, il cerume è in realtà sudore. A proposito, anche il naso non smette mai di crescere. Forse a causa di tutte le bugie che diciamo. Il cuore è l'unico muscolo che non si stanca mai. L'aorta è enorme, ha un diametro grande quasi quanto un tubo che si usa per annaffiare. Tutte le ossa del nostro corpo sono collegate tra loro tranne che l'ioide, che non è connesso ad altre ossa. Questo osso funge da supporto per la lingua ed è una delle ossa più difficili da rompere. Se in foto ti vengono gli occhi rossi, la colpa è della luce che rimbalza. Il flash rimbalza dai capillari che si trovano nella retina e creano quell'effetto. Per quanto riguarda gli occhi, la fotocamera più potente mai realizzata ha 200 megapixel, ma l'occhio umano ne ha 576. Ecco perché i tramonti sono molto migliori nella realtà che in foto. Le montagne russe spostano gli organi interni. Quando senti come se lo stomaco ti arrivasse in gola è perché si sta effettivamente muovendo. Le labbra sono molto più sensibili delle dita. Pensa solo che hanno circa 1 milione di terminazioni nervose. Sono 100 volte più sensibili della punta delle dita. Le scanalature e i solchi le rendono uniche, proprio come le impronte digitali. Inoltre rimangono sempre uguali per tutta la vita. Anche la lingua ha una stampa unica. E anche se tutte le persone sulla Terra hanno un odore assolutamente unico, i gemelli identici hanno lo stesso odore. Deve essere perché hanno geni identici. Di solito perdiamo dai 50 ai 150 capelli al giorno. Un capello vive in media 5 anni e non appena cade ne ricresce immediatamente uno nuovo. Nel tuo corpo esistono abbastanza batteri da riempire un'intera lattina. Questi batteri pesano tra 1,5 e 2 kg, pari al 2% del tuo peso totale. Tuttavia la maggior parte sono rifiuti che il nostro corpo produce. Un essere umano ha circa 20.000-25.000 geni. Sembra impressionante, vero? Ebbene, i cornflakes hanno più geni di noi. Fortunatamente si tratta di qualità e non quantità. Comunque sia, cornflakes 1, umani 0. Siamo costituiti da molti elementi chimici, compreso il ferro. Quello presente nel nostro corpo è sufficiente per produrre 3 chiodi, ciascuno lungo 2,5 cm. Con il carbonio invece potremmo realizzare 900 matite. E con le nostre piume si potrebbero realizzare delle penne d'oca. Aspetta un attimo, quelli sono gli uccelli, non noi. Scusa. Il fegato ha un superpotere ed è quello di riuscire a rigenerarsi se una parte viene rimossa. Può ricrescere fino alle dimensioni che il corpo ritiene necessarie. Il grasso ci aiuta a consumare le vitamine. Vitamine come A, D, K ed E possono essere assorbite correttamente solo quando il grasso si scioglie. Il corpo umano ha abbastanza grasso per produrre 7 saponette. Non provarci a casa. Quando siamo svegli, il nostro cervello può produrre energia sufficiente per accendere una lampadina ed equivale a 10 watt di potenza. Gli ombelichi contengono un'intera colonia di batteri, fino a 70 tipi diversi. Alcuni di questi batteri si possono trovare nel sottosuolo del Giappone e persino nelle calotte polari. I nostri corpi brillano, ma non possiamo vederlo a occhio nudo perché la luce che emettiamo è 1000 volte meno intensa del livello minimo che possiamo percepire. A proposito, il carminio usato nel farde e nei rossetti è una tintura rossa fatta con i coleotteri. Blah! La saliva ci aiuta a sentire i sapori. In pratica, le nostre papille gustative percepiscono i sapori solamente dopo che il cibo viene sciolto dalla saliva. Le ciglia cadono in media dopo 150 giorni. Il record mondiale per le ciglia più lunghe al mondo era di 7,5 cm. E sulle ciglia si possono trovare dei piccoli acari. Sbattiamo le palpebre circa 4.200.000 volte all'anno, almeno una volta ogni 8 secondi. Potrebbe essere bello ricevere un centesimo ogni volta che battiamo le palpebre. Guadagneremmo più di 100 euro al giorno. Può sembrare folle, ma le ossa sono più forti di molti materiali da edilizia. Un centimetro cubo di un osso umano può sopportare circa 537 kg, rendendolo 4 volte più resistente del cemento.
L'unica cosa che rende diversi i gruppi sanguigni è, beh, lo zucchero. I tipi A, B e AB contengono zucchero, mentre lo 0 non ne ha, rendendolo perfetto per i donatori. L'assenza di zuccheri non rende il tipo 0 meno dolce, anzi attira le zanzare anche più degli altri gruppi sanguigni. Le persone hanno solo 8 gruppi sanguigni, mentre le mucche ne hanno 800 e forse di più. Tipo mu più e mu meno. Le unghie delle mani crescono molto più velocemente delle unghie dei piedi. Le unghie dei piedi crescono quasi 4 volte più lentamente perché subiscono meno traumi. E anche se inciampiamo più spesso, di solito, il livido che si crea non dura a lungo. Le unghie non ci aiutano solo a tenere in mano piccoli oggetti e a staccare gli adesivi. Se non avessimo quella struttura rigida contro cui premere, non saremmo in grado di capire quanto forte dobbiamo stringere un oggetto. Pochissime persone sono in grado di digerire il latte. Esiste un enzima speciale, chiamiamolo piccolo aiutante, che scompone gli zuccheri nel latte. Quando cresciamo, esauriamo questo enzima. Questo zucchero si chiama lattosio e gli adulti che non possono digerirlo sono intolleranti al lattosio. Il 68% della popolazione mondiale non riesce a digerire il latte. Se stai dormendo, non significa che tutto il corpo stia riposando. In realtà può succedere che il cervello debba lavorare ancora di più quando dormi. Deve elaborare tonnellate di informazioni e, di solito, questo processo richiede molto tempo. Gli esseri umani non possono fare più cose contemporaneamente. Eh già, abbiamo bisogno di tempo per passare da un'attività all'altra. E se proviamo a fare più cose contemporaneamente, non saremmo affatto più produttivi. Prova questo. Solleva il piede destro e inizia a ruotarlo in senso orario. Ora prova a scrivere il numero 6 con l'alluce. Adesso controlla la direzione in cui stai muovendo il piede. Sì, sta muovendo nella direzione opposta, perché per scrivere il numero 6 devi per forza fare un movimento in senso antiorario. In realtà serve un po' per dare vita a una nuova abitudine. E non è vero che siano sufficienti tra i 18 e i 21 giorni come molti pensano. Il processo per creare una nuova abitudine ne può richiedere fino a 254. Ma in media occorrono circa 66 giorni per far sì che una nuova abitudine diventi automatica. Ehi, ascolta bene. Le nostre ossa sono progettate per essere utilizzate ogni giorno. Alcune possono assorbire la forza di 2 o anche 3 volte il peso corporeo. È impressionante, ma i denti sono ancora più forti. Quando mordi qualcosa, possono sopportare una pressione incredibile, fino a 91 kg. A proposito, lo smalto è considerato una parte del sistema scheletrico. Ogni volta che ruoti la mano, le ossa dell'avambraccio si incrociano. Afferra il braccio e gira il palmo della mano verso l'alto e poi verso il basso. Puoi verificare tu stesso. Non solo il corpo umano è composto al 60% di acqua, ma anche le ossa contengono liquido. Circa il 25% della massa ossea umana è costituita da acqua. L'occhio umano ha qualcosa in comune con il motore di un'auto. Entrambi non possono funzionare correttamente se mancano alcuni liquidi. L'occhio ha bisogno di lacrime tanto quanto un motore ha bisogno di olio. Le lacrime devono essere distribuite uniformemente sulla superficie dell'occhio. Ecco perché sbattiamo le palpebre fino a 20.000 volte al giorno. E la palpebra è una specie di tergicristallo. L'unica parte del corpo umano che non riceve alcun nutriente dal sangue è la cornea, la superficie anteriore dell'occhio. Invece è nutrita da lacrime e fluidi speciali all'interno. Quando arrossisci significa che c'è un aumento del flusso sanguigno nel corpo e poi non diventano rosse solo le guance, ma anche lo stomaco, e questo perché ci sono molti vasi sanguigni e più sangue c'è, più si arrossisce. Il rivestimento dello stomaco viene sostituito ogni 3-4 giorni, ciò impedisce all'organo di mangiare se stesso. Gli acidi digestivi sono eccezionalmente potenti. Le persone possono ingerire accidentalmente piccoli oggetti, come oggetti di plastica, vetro, monete e molto altro. Normalmente non succede nulla e passano attraverso il tratto digerente entro 48 ore. Piccole quantità di plastica che potresti consumare per errore non ti faranno alcun male, ma lo stomaco ha difficoltà a digerire l'erba. Gli animali da pascolo hanno denti e stomaci speciali per digerire foglie ed erba. Le persone non sono predisposte. Lo stomaco è il principale protettore del sistema immunitario. Contiene acido cloridrico e questo acido elimina le tossine pericolose, i virus e i batteri che si ingeriscono. Lo stomaco stesso verrebbe digerito da questo acido se la mucosa non lo proteggesse. Abbiamo 2 muscoli veramente veloci e controllano il movimento delle palpebre.
Sono i più veloci in tutto il corpo. Gli occhi sono fragili e hanno bisogno di protezione. E se ad esempio qualcosa viene in contatto improvvisamente con l'occhio, questi muscoli si mettono all'opera e impiegano solo un decimo di secondo per chiudere le palpebre. Di solito le donne battono le palpebre più spesso degli uomini. Inoltre, più invecchi, più spesso lo fai. A proposito, quando guardi un film con un amico, entrambi sbattete le palpebre insieme. Pensi di avere una forte stretta di mano grazie ai tuoi allenamenti? E invece è tutto grazie al mignolo. No, dai, scherzo. Eppure il mignolo è il dito più forte di tutti. È responsabile del 50% dell'intera forza della mano. Ma il dito più utilizzato è il pollice. Se una persona lo dovesse perdere, la mano diventerebbe del 40% meno agile. E il pollice ha un suo battito, grazie all'arteria che lo attraversa. Gli alluci portano più del 40% del peso, più di tutte le altre dita messe insieme. Tutto sommato, le dita dei piedi sono molto importanti. Forniscono supporto ed equilibrio quando cammini, e quando corri ti aiutano ad essere più veloce. Non più del 2% delle persone ha i capelli rossi. Poi seguono i biondi, circa il 3%, e poi tutte le tonalità del castano, circa l'11%. Ma i colori di capelli più comuni al mondo sono il moro e il castano scuro. I capelli sono quasi indistruttibili, possono essere bruciati o venire sciolti da acidi, ma è praticamente tutto ciò che può distruggerli. Di solito, a una certa lunghezza, i capelli smettono di crescere, e poiché un capello vive da 2 a 7 anni normalmente, la lunghezza non arriva a più di 106 cm. Ma questa signora, Xi Kuiping, cinese, è un'eccezione alla regola, ed ha ottenuto il Guinness World Record per i capelli più lunghi di sempre. Nel 2004 erano lunghi poco più di 5 metri. Wow, ma sai che seccatura! Ah! Anche le unghie possono crescere incredibilmente. Alcune delle unghie più lunghe al mondo appartenevano a questo ragazzo, Sridhar Chillal, indiano. La loro lunghezza complessiva era di 9 metri, che è quasi quanto un autobus londinese a due piani. L'uomo le ha tagliate nel 2018. Le unghie possono aiutarci a catturare piccoli oggetti e staccare gli adesivi, ma non è tutto. Se non avessimo questa struttura rigida su cui premere, non saremmo in grado di capire quanto saldamente tenere in mano le cose. Non solo i capelli e le unghie, ma anche il fegato cresce. Come grandezza complessiva è il più grande organo del corpo umano. Il fegato può rigenerarsi il 51% della sua massa originale fino a tornare alle sue dimensioni normali. Allo stesso tempo, se il fegato subisce dei danni, rimarranno delle cicatrici. L'organo più grande in tutto il corpo è la pelle, rappresenta più del 15% del peso corporeo totale. Le persone perdono da 30.000 a 40.000 cellule della pelle, ogni singolo minuto, e sono circa 4 kg di cellule all'anno. Hai presente quella polvere che trovi sempre in giro per casa? Beh, ora sai da dove proviene. La lingua non è l'unico organo che ti aiuta a sentire i sapori, anche il naso gioca un ruolo cruciale in questo processo. Si dice che il naso sia responsabile del 75-95% per la percezione del gusto. Prova a tapparti il naso la prossima volta che mangi. Mangia una cipolla o del pesce affumicato. Non è che non sentirai alcun sapore, ma sarà molto più blando. Le papille gustative non funzionano correttamente se la bocca è troppo secca. Non percepiamo il sapore finché il cibo non è ricoperto di saliva. La saliva contiene enzimi, che sono molecole proteiche complesse, che abbattono il cibo non appena entra in bocca. Uno studio recente ha dimostrato che le persone possono distinguere più di un trilione di odori. Tendi a ricordare gli odori meglio dei suoni o delle immagini. Ecco perché gli odori possono evocare ricordi nel passato. Quando dormi non senti alcun odore, il senso dell'olfatto si disattiva. Anche se ci fosse un odore terribile in camera da letto, non lo noteresti. Sono sicuro che il mio cane è sollevato nel sentire questa notizia. Il colore dei tuoi sogni sembra essere influenzato dalla TV che guardavi da bambino. Se era in bianco e nero, probabilmente sogni in bianco e nero. Se hai sempre visto la TV a colori, è probabile che i tuoi sogni siano colorati. Ma allora nel Medioevo come sognavano? Il cuore può tradirti se menti, perché inizierà a battere più velocemente. Solitamente il cuore delle donne è più piccolo rispetto a quello degli uomini e per questo deve faticare di più e fare più battiti, altrimenti non sarebbe in grado di pompare abbastanza sangue. Anche se ti lavi i denti 2 volte al giorno e non dimentichi mai di usare il colluttorio, la tua bocca rimane comunque una delle parti più sporche del corpo. Ci vivono milioni di batteri. La buona notizia è che la maggior parte di questi batteri fa bene alla salute. Proteggono il corpo da altri batteri e virus nocivi. Il secondo posto più sporco è l'ombelico.
Dopo la nascita non serve più a nulla e in questa zona si accumulano tantissimi germi, sudore e sporcizia. L'ombelico ha oltre 2300 specie batteriche e necessita di attenzione particolare. Dicono che gli occhi non crescano con il resto del corpo, ma non è del tutto vero, perché gli occhi finiscono di svilupparsi quando raggiungi 21 anni. Ma i campioni in assoluto sono le orecchie e il naso, non smettono mai di crescere. Wow, che cos'era quella cosa sugli elefanti? Sarà stato un altro video! Se tutti i vasi sanguigni nel tuo corpo fossero allungati lungo una singola linea, accidenti, staresti messo male, ma farebbero il giro della Terra per ben 4 volte. Non puoi farti il solletico da solo, non importa quanto ci provi. Ecco, hai appena controllato e hai fallito, non è vero? Questo perché il tuo cervello ti avvisa che stai per solleticarti, cosa che non può fare se lo fa qualcun altro. Ti sei mai chiesto perché ti senti così assonnato dopo pranzo? Uno dei motivi è il ritmo circadiano, che segue un ciclo di 24 ore, e vorrebbe che tu facessi un pisolino di 7 ore dopo esserti svegliato. E il cibo peggiora il tutto. È davvero così semplice. Ops, scusami, è ora. Ci sono più neuroni e connessioni neurali nel tuo cervello che stelle nell'intera Via Lattea. Se ti mettessi a contarli uno per uno, impiegheresti 3.000 anni. Ma facciamo veloci, ti dico subito che hai 100 miliardi di neuroni nel cervello. Nel cervello, inoltre, non ci sono centri del dolore, soltanto recettori. Significa che quando hai mal di testa, non è affatto la testa a farti male, bensì i nervi, i tessuti o i vasi sanguigni che circondano il cervello. La tua memoria a breve termine è essenziale per permetterti di ripetere qualsiasi azione quotidiana di base, come conversare, navigare su internet o accarezzare il tuo cane. I ricordi a cui ci sentiamo più legati emotivamente sono spesso falsi, o meglio, rielaborati dalla nostra memoria che, per preservarli meglio, li abbellisce con dettagli inventati. Ogni volta che ridiamo, pensiamo, guardiamo qualcosa, sogniamo o muoviamo una qualsiasi parte del corpo, i nostri nervi convogliano segnali elettrici e chimici inviati dal cervello. In quei momenti i neuroni inviano più informazioni di quante ce ne siano in tutte le linee telefoniche del mondo. Come fai ad accorgerti se un insetto si posa sulla tua gamba? I nervi sulla tua pelle inviano rapidamente l'informazione al cervello. E quando dico rapidamente, non scherzo, più di 190 km orari. Il cervello ordina quindi alla tua gamba di muoversi per scacciar via l'insetto, inviando un segnale ancora più rapido, 320 km orari. La memoria a breve termine può immagazzinare solo 7 bit di informazione, molto meno del tuo smartphone o di un telefonino del 2005. Ed è per questo che non possiamo subito imparare a memoria un numero di telefono. La memoria a breve termine è come una lavagna. L'informazione viene raccolta e, presto o tardi, cancellata e sostituita. Per testare la tua capacità mnemonica, fai una prova. Chiedi a qualcuno di leggerti una lista di 10 parole. La maggior parte delle persone ne ricorderà al massimo 7. La sinestesia è la rara abilità di associare un sapore alla musica o un suono ai colori. È presente solo in una persona su 2000. I 5 sensi più noti sono gusto, tatto, vista, udito e olfatto. Ma in realtà ne abbiamo molti, ma molti di più. La propriocezione è la capacità di conoscere la posizione di ogni parte del corpo, anche se non la vedi, come quando metti il braccio dietro la schiena. Un polpo, per esempio, non ha questa capacità. Non è consapevole della posizione delle sue braccia quando non le vede. La termocezione è il senso della percezione della temperatura. C'è poi il senso dell'equilibrio o equilibriocezione. La nocicezione o senso del dolore. E ancora la cronocezione, la consapevolezza del tempo che scorre. E ancora altri sensi diffusi nel regno animale sono l'elettrocezione o la magnetocezione, che noi umani non abbiamo. Non si può recuperare un ricordo isolato. Ogni volta che cerchi di ricordare un dettaglio, come il colore della maglietta indossata da un tuo amico, ricorderai invariabilmente anche altri dettagli, come il luogo in cui l'hai visto o le cose di cui stavate parlando. L'ippocampo è l'area del cervello in cui vengono immagazzinati i ricordi, solitamente tutti insieme, inclusi i dettagli più minuti. In media, le papille gustative durano 10 giorni. Secondo una teoria, il déjà vu è un ritardo nei processi interni del cervello,
Durante il trasferimento di un'informazione da un emisfero del cervello all'altro, può verificarsi un ritardo infinitesimale. Il cervello, quindi, riceve e processa due volte l'informazione e questo dà l'illusione di averla già vissuta. A volte, addormentandosi, si ha la sensazione di cadere. Il motivo è che il cervello può scambiare il rilassamento dei muscoli per un segnale di allarme, come se stessi davvero cadendo, e invia all'istante ai muscoli l'ordine di tornare a tendersi. Tecnicamente i tuoi occhi vedono il tuo naso, ma il cervello ignora questa informazione. Se non lo facesse, il naso ostacolerebbe la tua vista. Spesso, quando mangi il gelato, senti un'improvvisa fitta alla testa. È il tuo cervello che ti dice di andarci piano nel mangiare qualcosa di così freddo. In media impieghiamo 7 minuti per addormentarci, molto meno dopo un pasto abbondante. Un tempo si facevano più sogni in bianco e nero rispetto ad oggi, perché la TV era in bianco e nero. Oggi a sognare a colori è circa il 12% della popolazione. Quando ti addormenti, tutti i tuoi muscoli si rilassano, ma il cervello può scambiare questo rilassamento per un segnale di pericolo e inviare ai muscoli l'ordine di tornare a tendersi. In quel caso, hai la sensazione di cadere. Ah, l'ho già detto? Déjà vu! Lo spasmo ipnico è un movimento involontario dei muscoli, che a volte puoi percepire perché capita durante le fasi di sonno meno profondo, quelle non REM. Quando dormi, il tuo cervello in realtà continua a lavorare a pieno regime per gestire i numerosi processi che avvengono nel tuo organismo. A volte lavora persino più di notte che di giorno. Quando ti svegli, hai già dimenticato il 50% di ciò che hai sognato. Dopo 10 minuti ne avrai dimenticato il 90%. Quando arrossisci, anche le pareti del tuo stomaco diventano rosse, come il viso. Succede perché il sistema nervoso simpatico provoca un aumento del flusso sanguigno in tutto il corpo. I tuoi follicoli piliferi contengono recettori olfattivi, quindi in teoria peli e capelli possono percepire gli odori. Fai una prova con l'odore del legno di sandalo. Il naso si riposa alla grande quando dormi. L'olfatto, infatti, viene praticamente disattivato durante il sonno. Anche se in camera tua ci fosse qualche odore davvero terribile, non te ne accorgeresti. No comment. Con l'avanzare dell'età, il cervello perde volume. A 75 anni il cervello è più piccolo rispetto a quando ne avevi 30. Il restringimento comincia intorno ai 40 anni, ma non ha alcun effetto sulle capacità mentali. Non importa quanto ci provi, non potrai mai farti il solletico da solo. Il cervello è già preparato alla sensazione in arrivo e quindi non reagirà con la tipica risatina. Peccato. Tutti i colori che percepiamo sono una combinazione di viola e blu, giallo e verde e giallo e rosso. Tutti. Ma calcolare il numero di queste combinazioni è impossibile perché ogni persona può percepirne di più o di meno, a seconda di piccole differenze nella vista. In media comunque si parla di almeno 1 milione di combinazioni. Insomma, niente male. Il cranio non è un unico osso, ma un insieme di 28 ossa diverse, molte delle quali sono fuse insieme per proteggere il cervello. Il muscolo più potente del corpo non si trova nelle braccia o nelle gambe, ma nella testa. Si tratta del massetere, uno dei 4 muscoli masticatori. Deve essere molto forte per permetterti di mangiare normalmente. Abbiamo anche muscoli per muovere le orecchie. Sono i muscoli temporali, situati appena sopra le tempie. Anche loro aiutano nella masticazione. I due muscoli più veloci sono quelli che ci fanno aprire e chiudere le palpebre. Sono anche estremamente resistenti, visto che gli occhi necessitano di protezione costante, motivo per cui chiudiamo le palpebre così spesso. Questi muscoli fanno il loro lavoro in meno di un decimo di secondo. Siamo fatti di polvere di stelle, sai? Molti degli elementi chimici del nostro organismo esistono grazie alle supernove. Le prime stelle erano informi ammassi di gas che col tempo aumentarono di massa fino ad avviare il processo di combustione e poi la reazione nucleare. Si stima che le prime stelle nate dopo il Big Bang fossero almeno 50 volte più grandi del Sole. Al loro interno le reazioni nucleari formavano elementi chimici e, più una stella è grande, più velocemente brucia il suo carburante. Proprio da quelle stelle si sono originati gli elementi chimici presenti nel nostro corpo. In un certo senso, parti di noi sono davvero immortali. Ci avevi mai pensato? Domanda veloce. Pensi di saper tutto sul tuo corpo? Sicuro?
Che ne dici del fatto che il 25% delle ossa di un adulto si trova nei suoi piedi? O che le papille gustative non sono, in realtà, quelle protuberanze sulla tua lingua? Bene, preparati ad aprire gli occhi. Aia! No, non apriremo letteralmente gli occhi a qualcuno. Niente interventi chirurgici qui sul lato positivo. Beh, forse in un altro video. Ad ogni modo, eccoci qui con una serie di curiosità di biologia che sconvolgeranno la tua mente. Il tuo stomaco cambia rivestimento ogni 3-4 giorni. In questo modo, il corpo impedisce allo stomaco di digerirsi. Il cervello contiene più di 86 miliardi di cellule nervose, unite tra loro da 100 trilioni di connessioni. Molto di più del numero di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea. A proposito, se decidessi di contare tutte quelle cellule nervose nel tuo cervello, ci vorrebbero 3.000 anni. Meglio iniziare. Le unghie crescono più velocemente sulla tua mano dominante. In altre parole, se scrivi con la mano destra, dovrai tagliare le unghie della destra più spesso. Le unghie crescono più velocemente anche in estate e di giorno. Quando il tuo cervello invia messaggi a diverse parti del corpo, i segnali viaggiano lungo i nervi a una velocità che raggiunge i 430 km orari, molto più veloci di un'auto sportiva. Le persone trascorrono più di 4 anni della loro vita a mangiare. Wow, è così lento il servizio al ristorante! Ehi, scherzo! I muscoli più veloci del tuo corpo sono quelli che ti fanno battere le palpebre. La loro velocità di contrazione di un battito di ciglia dura meno di un centesimo di secondo. In un giorno puoi battere le palpebre più di 15.000 volte. Nella vita in media una persona assume più di 45 tonnellate di cibo, più di 7 elefanti messi insieme. E come si mangia un elefante? Sì, un morso alla volta. Se qualcuno decidesse di srotolare il DNA umano, si allungherebbe per 16 miliardi di chilometri, ovvero 40.000 volte in più della distanza tra la Terra e la Luna. Se non soffri di insonnia, è probabile che trascorrerai circa un terzo della tua vita dormendo. Ma alcuni animali dormono ancora di più. Ad esempio, i cani dormono il 44% della loro vita, mentre i pitoni il 75%. In un solo giorno tutto il sangue del corpo viaggia per più di 19.000 km. È la metà del giro intorno alla Terra. Il tuo scheletro si rinnoverà completamente entro 10 anni, e sì, senza chirurgia. Un adulto usa circa 200 muscoli per fare un solo passo. E non dirmi che non mi alleno abbastanza. Ogni minuto il tuo corpo perde più di 3.000 cellule cutanee. Sono quasi 200.000 cellule all'ora e più di 4 kg all'anno. Ehi, anche le cellule cutanee cercano di dimagrire. Ma non preoccuparti, ti rimangono ancora circa 300 milioni di cellule cutanee. Inoltre la tua pelle si rinnova completamente ogni 28-30 giorni. Il fegato è l'unico organo umano in grado di rigenerarsi completamente. Anche solo il 25% del fegato originale può tornare alle sue piene dimensioni. Le cellule della pelle creano molta polvere non solo sotto il tuo letto, ma anche nell'atmosfera terrestre. Se qualcuno raccogliesse tutte le cellule epiteliali sfaldate che galleggiano nell'aria, questa polvere potrebbe pesare fino a 1 miliardo di tonnellate. È 150 volte il peso della piramide di Cheope. Non puoi vedere le tue papille gustative a occhio nudo perché sono troppo piccole. Le vere papille gustative sono in cima a quelle protuberanze che scambiamo per papille, simili a capelli. A proposito, le papille gustative hanno anche un ciclo di vita molto breve. Vivono per non più di 10-14 giorni, hanno solo un piccolo assaggio della vita. In media una persona ha più di 100.000 capelli in testa, e dato che questi capelli crescono di circa 15 cm all'anno, in una vita arrivano a 12 metri. Alcune persone possono sentire i loro occhi muoversi nelle orbite, non deve essere divertente. A differenza di altre parti del corpo, orecchie e naso non smettono mai di crescere. La pelle ti si increspa se rimani in acqua troppo a lungo, ma non perché l'assorbe. Quando il tuo corpo è bagnato, le dita rugose ti danno una presa migliore. Sai, come gli pneumatici della macchina, che aderiscono meglio alla strada quando sono nuovi. I tuoi occhi sono uno strumento straordinario. Possono distinguere 10 milioni di colori diversi. Il tuo cervello utilizza più del 20% dell'energia del corpo anche quando stai riposando. Quando dormi consumi quasi la stessa energia di quando sei sveglio. E di giorno brucia anche circa 330 calorie. Un adulto ha circa il 25% delle ossa nei piedi.
la maggior parte di esse sono minuscole ma cruciali. Se non sono allineate, non è allineato nemmeno il resto del corpo. Fai circa 20.000 respiri al giorno. Cerca di non smettere. Io ho stabilito un record personale oggi per numero di giorni consecutivi in cui ho respirato e ho intenzione di superarlo. Le ossa umane sono un vero paradosso. Sono quasi 5 volte più resistenti di una barra d'acciaio della stessa larghezza, ma possono fratturarsi all'impatto e sono piuttosto fragili. Le dita non hanno muscoli che le facciano muovere. Tutti i muscoli che muovono le articolazioni delle dita si trovano nell'avambraccio e nel palmo. Il corpo contiene più di 37 trilioni di cellule. La Terra ha più di 7 miliardi di abitanti. Significa che nel corpo ci sono oltre 5.000 volte più cellule che persone sul nostro pianeta. Dipende sicuramente dal tuo stile di vita e da quanto ti muovi, ma in media le persone camminano 180.000 km nella vita, che è la metà della distanza dalla Terra alla Luna, o più di 4 volte la circonferenza del nostro pianeta. Se una persona ha l'anosmia, significa che non riesce a distinguere e a rilevare gli odori, ma può comunque puzzare. Scusa. Inizi ad avere sete quando la perdita di acqua è pari all'1% del tuo peso corporeo. Oltre il 5% potresti svenire. Con una perdita d'acqua di oltre il 10% del peso corporeo, ci si disidrata e sarebbe la fine. Ci siamo capiti. Il muscolo più forte del corpo in base al suo peso è il muscolo della mascella. Sì, la mia è troppo sviluppata. In qualsiasi momento nel corpo vengono sostituite 50.000 cellule con cellule nuove. Ehi, pare l'azienda per cui lavoravo. Entro la fine della sua vita, una persona media può ricordare fino a 150 trilioni di informazioni, tranne dove ha lasciato le chiavi della macchina. Anche se le impronte digitali vengono gravemente danneggiate, possono ricrescere e tornare alla forma originale. Il nostro starnuto più potente può viaggiare a una velocità di oltre 160 km orari, quasi quanto un paracadutista in caduta libera. In media le persone hanno circa 250 peli su ogni sopracciglio. Questi peli vengono completamente sostituiti ogni 4 mesi. La capacità di memoria del cervello è equivalente a circa 4 terabyte su un disco rigido, ovvero più di 8 milioni di foto. Le persone sono le uniche creature viventi a dormire a pancia in su. Le scimmie di solito dormono sedute, appoggiandosi a qualcosa. Il tuo osso più lungo è il femore, mentre quello più piccolo si trova nell'orecchio. È più piccolo di un chicco di riso. L'organo più grande del tuo corpo è la pelle. Nonostante sia sottile, pesa da 4 a 5 kg, ovvero il peso di un gatto domestico sano e ben nutrito. Il tuo cranio potrebbe sembrarti un pezzo unico, ma in realtà è composto da 29 ossa diverse. L'unica parte del corpo che non può guarire da sola sono i denti. Oh, che peccato! I destrimani tendono a masticare la maggior parte del cibo sul lato destro della bocca, mentre i mancini optano per l'altro lato. Di tutte le persone che sanno muovere le orecchie, solo il 30% riesce a muoverne solo uno. Abbiamo tutti le fossette sulla parte bassa della schiena, ma in alcune persone sono più pronunciate. Queste fossette compaiono nei punti in cui il bacino è collegato all'osso sacro, quindi la loro esistenza ha un senso, anche se non è evidente. Il polmone destro è più corto di quello sinistro perché deve lasciare spazio al fegato. Il polmone sinistro invece è più stretto perché deve far spazio al cuore. I polmoni di un maschio possono trattenere più aria di quelli di una femmina. Sorprendentemente, bruci più calorie quando dormi rispetto a quando guardi la TV. Dovrebbe farti riflettere. Entro i 60 anni probabilmente avrai perso il 50% delle papille gustative. I capelli crescono 2 volte più velocemente quando viaggi in aereo. Dipende dalla pressione atmosferica dell'aria, più alta. I muscoli che aiutano gli occhi a concentrarsi fanno circa 100.000 movimenti al giorno. Se vuoi far muovere altrettanto i muscoli delle gambe, devi camminare per 80 km. Quando ascolti la musica, il tuo cuore inizia a battere in sincronia con essa. Tutti sappiamo che i nostri sensi sono solo 5, ma in realtà sono molti di più. Gusto, tatto, olfatto, vista e udito sono quelli ben noti, ma secondo la scienza, noi umani abbiamo almeno da 9 a 20 sensi, tra i quali la termocezione, cioè la percezione di caldo e freddo, il senso dell'equilibrio o equilibrio-cezione. Abbiamo anche il senso del tempo, anche se molti non sembrano rendersene conto.
I gruppi sanguigni umani sono solo 8, giusto? Invece no, sono almeno 30, alcuni molto rari. Noi siamo il lato positivo, quindi preferiamo il gruppo B positivo. Chiaro, no? Per ogni mezzo chilo di grassi accumulati, l'organismo sviluppa più di 1,5 chilometri di nuovi vasi sanguigni per trasportare ossigeno e nutrimento. Il rivestimento dello stomaco si rinnova ogni 6 giorni, altrimenti si autodigerirebbe. Le cellule nervose trasmettono più di 1000 impulsi al secondo a 400 km orari. Il DNA umano contiene oltre 100.000 virus, alcuni risalenti a 100 milioni di anni fa. Il nostro organismo emette luce. Siamo più brillanti verso le 4 del pomeriggio, mentre la luce più flebile verso le 10 di mattina. Si tratta però di una luce 1000 volte meno intensa di quella visibile dai nostri occhi. Il sudore è composto di acqua, proteine, zuccheri, ammoniaca e tanto altro. Ad esempio, contiene tracce di metalli, come il rame, lo zinco, il nickel e il ferro. Il sudore è salato a causa del sodio che contiene. Inoltre, più la tua dieta è ricca di sale, più salato sarà il tuo sudore. L'organismo si libera delle scorie e il sudore è il metodo più efficiente da utilizzare. Camminando a circa 3 km orari, dovresti camminare per 20 ore per perdere mezzo chilo. E impiegheresti 518 giorni e 8 ore per fare il giro dell'equatore. Il cerume contiene grasso, cellule della pelle, sudore e sporcizia. Il cervello aumenta di 3 volte le sue dimensioni durante il primo anno di vita e giunge a piena maturità a 25 anni. È anche l'organo più grasso del corpo. Il cervello genera circa 23 watt di potenza, quanto basta per accendere una piccola lampadina. Il nostro cervello in realtà non può compiere più di un'azione per volta. Il famoso multitasking, quindi, non è affatto consigliabile per risparmiare tempo. Al contrario, troppe azioni per volta aumentano le possibilità di errore e la fatica. Quando devi preparare un esame o hai un lavoro importante da svolgere, mastica una gomma. Le ricerche hanno dimostrato che masticare una gomma aiuta a restare concentrati a lungo. Secondo gli studi, funziona persino meglio della caffeina. La gomma in sé non è importante, è l'azione di masticare che aiuta il cervello a concentrarsi. L'effetto non dura a lungo però, 20 minuti al massimo. Le impronte digitali si sviluppano nel feto verso il terzo mese. Le ossa sono 4 volte più dure del cemento. L'osso più duro di tutti è il femore, capace di sostenere fino a 30 volte il peso di una persona adulta. Ancora più incredibile è il fatto che le nostre ossa sono fatte in modo da essere sia resistenti che estremamente elastiche. Le scottature solari sono il risultato dell'esposizione alle radiazioni. L'organismo tenta di difendersi dai raggi UV e crea una reazione chimica che provoca le scottature. La pelle d'oca è un riflesso tramandato da tempi antichissimi. L'adrenalina fa rizzare i peli sul corpo degli animali, così da farli apparire più grandi e minacciosi ai predatori. Il nostro corpo produce ogni giorno da 0,5 a 1,5 litri di saliva per digerire e combattere le infezioni. Nella nostra bocca vivono miriadi di batteri. In media, la quantità di batteri nella bocca di ciascuno di noi equivale più o meno all'intera popolazione terrestre. Dura da mandar giù, eh? Ciascuna persona ha circa 150.000 capelli sulla testa, ognuno dei quali cresce di poco più di un centimetro ogni mese. Moltiplicata per il numero di capelli, la crescita ammonterebbe a circa 16 km in un anno. I capelli sono inoltre molto resistenti. Un singolo capello può reggere fino a 85 grammi, quasi il peso di una mela. Ma se combiniamo la resistenza di ogni capello sulla testa, arriviamo al peso di 2 elefanti. Provaci! Il battito del cuore è provocato dall'apertura e dalla chiusura della valvola cardiaca. Il cuore rigenera le sue cellule soltanto quando ti ferisci. Le cornee sono l'unico organo del corpo non irrorato dal sangue. Filtrano l'ossigeno direttamente dall'aria. Quando ti siedi con la schiena ben dritta, diventa più facile riportare alla memoria ricordi che ti fanno stare bene. Si pensa che dipenda dal fatto che la posizione eretta della schiena faciliti il flusso del sangue, portando così più ossigeno al cervello, quindi alla memoria. L'uomo con la voce più profonda al mondo è in grado di produrre suoni non udibili al nostro orecchio o al suo. Gli elefanti però li sentirebbero perfettamente. Le vene ci appaiono blu perché la luce deve attraversare strati di pelle e di grasso per raggiungerle. La pelle scompone lo spettro luminoso prima che la luce raggiunga il sangue, lasciando visibile solo la parte blu.
Le persone che soffrono di anosmia non sentono gli odori. Al contrario, la fantosmia provoca vere e proprie allucinazioni olfattive. Il nostro cervello ha circa 100 miliardi di neuroni. Il cervello è composto al 73% di acqua, così come il cuore. Ecco perché quando perdiamo già solo il 2% dei liquidi ci sentiamo così stanchi. Anche la memoria ne risente, così come la concentrazione e l'umore generale. La prima persona con gli occhi azzurri si ritiene sia vissuta più o meno 7.000 anni fa, nell'età della pietra. Il tuo rene destro è più piccolo e si trova più in basso rispetto all'altro, perché deve far posto al fegato. Ma il cervello si assicurerà sempre che tu beva la giusta quantità di acqua. Ogni volta che inghiotti del liquido, la bocca e la gola inviano segnali al cervello, praticamente implorandolo di farti smettere. Altrimenti continueresti a mandar giù acqua per tutti i minuti, tra i 10 e i 60, necessari a irrorare tutte le cellule. I tuoi occhi inviano un'immagine al cervello in appena 13 millisecondi e il cervello la processa subito. Un batter d'occhio dura da 100 a 400 millisecondi. La lingua non è il muscolo più resistente del nostro corpo, ma non si stanca mai. Questo perché è composta da 8 muscoli interconnessi. La lingua è inoltre l'unico muscolo con un'estremità non collegata a un osso. Tutti gli altri sono attaccati alle ossa per aiutare i tuoi movimenti. Ci sono almeno 700 specie diverse di batteri nella tua bocca e in totale più di 6 miliardi di batteri vivono proprio lì. L'organo più grande del corpo è la pelle. Ha un'area di oltre 2 metri quadrati, una superficie grande quanto due teli da bagno e ammonta a circa il 16% dell'intero peso corporeo. Scrivendo 60 parole al minuto per 8 ore al giorno, impiegheresti 50 anni per trascrivere tutto il genoma umano. Quando fa caldo ci stanchiamo molto rapidamente perché l'organismo fa fatica a restare idratato e fresco. Senza bere abbastanza, quando fa caldo, ti stanchi anche senza fare attività fisica. Il nostro corpo ha 78 organi, ma soltanto 5 sono vitali. Il cervello, il fegato, i reni, i polmoni e il cuore. Oh, scusa, sta squillando il telefono. A quest'ora sarà qualcosa di urgente? Ma no, non era il telefono. Le orecchie però hanno sentito squillare. Che succede? A volte sentiamo anche sibili, fischi, ronzii e persino ruggiti. Tutti suoni privi di un'origine esterna. Si chiamano infatti suoni fantasma e li si può sentire da un orecchio o da entrambe, molto spesso oppure raramente. Solitamente di notte, quando non abbiamo intorno altri rumori. Le donne hanno più papille gustative sulla lingua rispetto agli uomini. Ecco perché il 35% delle signore, contro solo il 15% degli uomini, sono dotate di super gusto. Si tratta di persone capaci di distinguere più sapori della media. I mancini, di solito, masticano dal lato sinistro della bocca, mentre le persone destrimane masticano, dal lato destro. Se una tua impronta digitale è danneggiata, ben presto ricrescerà esattamente come era prima. Quando respiri, un polmone usa solo il 5% dell'ossigeno che hai inalato. Immagina di essere uno scienziato e di aver passato anni a studiare il cervello, finché costruisci una macchina che può caricare ogni sorta di dati nella mente umana. Vuoi diventare avvocato? Tutte le conoscenze necessarie caricate nel cervello. Vuoi imparare una lingua straniera? Basta connettere il macchinario e scaricare nel cervello tutte le informazioni dal computer. Durante il processo di caricamento dati, la tua mente perde coscienza per un paio di minuti, dopodiché senti una gran spossatezza per qualche ora, mentre il cervello elabora le nuove informazioni. Ora però decidi che conoscenze isolate non ti bastano più. Puoi scaricarti direttamente nel cervello una libreria elettronica, milioni di libri, diventare la persona più sapiente del mondo. Colleghi la macchina, avvii il programma, ma ti dimentichi di un piccolo particolare. Il cervello deve processare ogni nuova informazione prima che tu possa utilizzarla. Mentre dormi, il cervello analizza tutti i dati e i processi accumulati durante tutta la giornata. E quindi, appena accendi la tua macchina, precipiti in un abisso, tutto buio. Stai scalando una montagna altissima. Non ricordi nulla sul come ci sei arrivato e da quanto tempo stai tentando la scalata. Sai soltanto che devi per forza arrivare fino in cima. Oltrepassi le nuvole e il cielo d'azzurro diventa nero. Sei nello spazio. La vetta si trova oltre l'orbita. Ma ora che guardi meglio, la montagna non è fatta di roccia, ma di libri. Stai scalando una pila di libri infinitamente alta. Formule chimiche, pesci, piovre giganti, tabelle ed equazioni matematiche ti volano tutti intorno. Perdi la testa, ma non precipiti, anzi fluttui nel vuoto e puoi volare fino in cima.
vedi una luce abbagliante. Ti avvicini sempre di più, ma poi qualcosa succede e cadi giù a gran velocità. Come se qualcuno ti stesse tirando verso terra. Riprendi i sensi, ti svegli, anche un po' infastidito che quel bel sogno sia finito. Al risveglio però non vedi o ricordi nulla, è tutto buio. Ci sono solo piccoli lampi luminosi ed è allora che ti rendi conto di avere gli occhi chiusi. Devi sforzarti prima di riuscire a riaprirli. Non hai idea di dove ti trovi, il tuo cervello sta lentamente caricando informazioni su tutto ciò che è intorno. Cerchi di alzarti dal letto e capirci qualcosa, ma non ci riesci. I muscoli non obbediscono. Non puoi nemmeno girare il collo. Muoverti ti risulta difficile, ti senti la bocca secca. Hai le palpebre pesanti, non riesci a tenere gli occhi ancora aperti. Vorresti chiamare aiuto, ma non puoi. Le corde vocali sembrano atrofizzate e hai i muscoli così deboli che nemmeno riesci ad aprire più di tanto la bocca. Entra in stanza una tua amica e ti dice di non avere paura e ti rivela che hai dormito per un mese intero. Ecco cosa stava succedendo al tuo cervello e al tuo corpo. Il nostro sonno consiste di varie fasi, in particolare due. Una fase detta NREM e un'altra chiamata fase REM. La fase NREM è quella del sonno più profondo ed è divisa in vari stadi. Durante questa fase gli occhi non si muovono, il cervello rallenta l'attività e la mente si riposa. Si dice che sia durante la fase NREM che il subconscio entra in scena. Analizza tutte le esperienze della giornata appena trascorsa. Il cervello poi comincia a ripartire e passa gradualmente alla fase di sonno REM. In questa fase gli occhi si muovono rapidamente e si fanno sogni molto vividi. Le due fasi durano per circa un'ora e mezza o due e si alternano varie volte durante la notte. Il sonno NREM dura di più, mentre la fase REM è più breve, dura 15-30 minuti. Se hai già dormito abbastanza, il risveglio avviene appena dopo una fase REM. Altrimenti si ritorna alla fase di sonno profondo, una volta finita la fase REM. Generalmente le fasi si alternano 3 o 4 volte a notte. Nel giro di un mese hai avuto più di 350 di questi cicli. La fase REM è molto importante perché riceve e processa tutte le informazioni dal subconscio. Ecco perché è in quella fase che sogniamo. Un sogno può sembrarti senza significato, ma in realtà è sempre collegato agli eventi e alle sensazioni provate durante la giornata. Quando hai caricato nella tua mente milioni di libri e di nozioni, il tuo cervello si è trovato a dover processare così tanti dati che un normale sonno di 8 ore non bastava più. Ma del tuo sogno ricordi solo una piccola parte e la tua coscienza non si è nemmeno accorta che nel frattempo è passato un mese intero. Tutto il processo di caricamento dati di tutti quei milioni di libri è avvenuto a livello del subconscio. Ma qualcosa è trapelato nella tua mente cosciente. Ed ecco spiegato quel sogno in cui scalavi una pila infinita di libri. Quella era l'ultima fase REM del tuo lungo sonno ed ecco perché è l'unica che ricordi. Ora il livello della tua erudizione è incredibile. Ma a che ti serve se nemmeno puoi parlare e alzarti dal letto? Il tuo organismo infatti ne ha passate di tutti i colori durante quel mese. Durante i primi giorni del tuo lungo sonno, il tuo corpo non è cambiato più di tanto. Il cervello, sapendoti addormentato, rilascia un ormone che ordina al tuo organismo di, non costringerti a correre in bagno. Durante il sonno, poi, l'organismo si raffredda leggermente, i muscoli si rilassano. Privi di attività fisica, i muscoli perdono consistenza, diventano più deboli e piccoli. Ogni giorno hai perso dall'1 al 5% di massa muscolare. La circolazione sanguigna diventa anomala e i muscoli non vengono irrorati a sufficienza, finendo per atrofizzarsi. Dopo un mese a letto, sono poco più che uno strato di gelatina. Ma non solo quelli di gambe e braccia, anche quelli del tuo viso, e infatti fai molta fatica a tenere gli occhi aperti. Dopo i primi due giorni di sonno, l'organismo comincia a risentire della disidratazione. Dopo una settimana, il corpo ha ormai perso gran parte dei suoi liquidi. La riserva di emergenza estratta dalla pelle, dai grassi e dai muscoli ti tiene in vita, ma per conservare quelle preziose risorse energetiche, l'organismo va come in ibernazione. Dopo due settimane, la temperatura del tuo organismo è poco più alta di quella dentro un frigorifero. Dopo un mese, sei praticamente congelato. Giorno dopo giorno, l'organismo distribuisce sempre meno vitamine e sostanze nutritive. Immagina che il tuo flusso sanguigno sia come un'autostrada con migliaia di auto, ciascuna con un compito specifico da portare a termine. Ogni giorno circolano sempre meno auto e sempre meno veloci. Dopo un mese la strada è quasi vuota e il tuo metabolismo è fermo. Tutti gli organi, ad eccezione del cuore e dei polmoni, smettono di lavorare. Non servono più. I reni smettono di filtrare i liquidi, il fegato smette di regolare il metabolismo perché l'organismo non ha più assunto sostanze nutritive. La carenza di nutrimento e vitamine rende le tue ossa fragili come il vetro. Anche il cervello deve nutrirsi. L'hai riempito di conoscenze, ma i suoi tempi di reazione e la sua capacità analitica rallentano.
Quasi tutte le risorse restanti nell'organismo vengono dirette verso il cervello, ma non bastano a dargli nutrimento a sufficienza. Una volta sveglio, passerà molto tempo prima che tu capisca dove ti trovi, chi sei e cosa sta succedendo. Davanti a te c'è una TV accesa, ma hai bisogno di qualche secondo per rendertene conto. Hai il battito cardiaco lentissimo. Il tuo cuore lavora al minimo. Respiri così lentamente e così debolmente che nemmeno una mosca che ti volasse sotto al naso sentirebbe il tuo respiro. Il tuo organismo è praticamente in grave riserva di energia. Come se fosse un laptop che sta per utilizzare l'ultima goccia di energia rimasta nella batteria. Sei la persona più sapiente, ma anche più inerme del mondo. Ma per tua fortuna niente di tutto questo ti è capitato, perché il tuo sonno era ben sorvegliato dalla tua amica. Ti nutriva in endovena con un mix di vitamine. Il tuo corpo era coperto da un lenzuolo che creava impulsi elettrici. Nessuna pericolosa scossa, solo piccoli impulsi per far contrarre i muscoli. Durante il sonno ti hanno mantenuto in ottima forma. Naturalmente nemmeno questo basta a farti sentire in gran forma al risveglio. I primi minuti sono difficili, ma dopo un'ora riesci finalmente ad alzarti. Nel giro di qualche settimana hai ripreso ad alimentarti, a fare esercizio per riprendere tono muscolare. Fai meditazione e tieni la mente ben allenata per riattivare al meglio il sistema nervoso. Tutte le nuove conoscenze che hai caricato nella mente ti salgono su a ondate. Un giorno sai tutto degli scrittori più d'avanguardia, il giorno dopo ti arrivano tutte le ultime scoperte nel campo della neurochirurgia. Ma la tua esperienza ti ha spinto a fare studi sul sonno. Non riesci a toglierti dalla mente il sogno di quella tua fantastica scalata, quindi inventi una macchina in grado di registrare i sogni. Il tuo piano è di creare un algoritmo che possa ricreare i sogni al computer una volta tornato sveglio. E fermati qui! Sì, guarda, sono io, sulle montagne russe. E sono del tutto impassibile, come se fossi su giostre per bambini e non sulle montagne russe più veloci al mondo. Ma partiamo dall'inizio. Torniamo a 2 mesi fa. Accidenti, di nuovo. Sono in ritardo per lavoro, è la terza volta questa settimana, verrò sicuramente licenziato. Vabbè, tanto non mi piaceva comunque quel noioso lavoro. Sai cosa amo, invece? Le montagne russe. Quindi quando ho visto un'offerta di lavoro per testarle, ho chiamato immediatamente. Il mio nuovo lavoro consiste nel provare le montagne russe di tutti i parchi divertimenti del mondo. Durerà 60 giorni, quindi nei prossimi 2 mesi andrò sulle montagne russe ogni giorno. Giorno 1. Non sono stato l'unico a ottenere il lavoro. Hanno assunto diverse persone per testare le montagne russe, uomini e donne, vecchi e giovani, alti e bassi. Dobbiamo solo farci un giro e riferire come ci sentiamo. Il lavoro inizia nel New Jersey, sul King Daka, la montagna russa più alta del mondo. È alta 139 metri, cioè più alta della Statua della Libertà e quanto la Grande Piramide di Giza. Giorno 2. Ci spostiamo a sud in Pennsylvania, Ohio e Virginia. Alcune montagne russe non sono così divertenti, voglio di più. Mi sento energico e felice e quando torno in hotel dopo la lunga giornata di lavoro non sono per niente stanco e faccio addirittura un po' di sport la sera. Ad ogni modo, per quanto le montagne russe siano divertenti per noi, il cervello percepisce l'essere sospesi a centinaia di metri da terra, senza poter prevedere in che direzione si andrà, come una minaccia. Quando affronti una situazione pericolosa, il cervello rilascia adrenalina, che a sua volta ti dà una sferzata di energia per aiutarti. Ti aiuta anche a gestire lo stress. Solo 3 giorni fa ero del tutto sopraffatto dalla mia vita. Ero preoccupato di dover cercare un nuovo lavoro e un nuovo posto dove vivere. Ora non mi sento più stressato e vado persino a correre la sera. Quando sali sulle montagne russe, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna aumentano. Inoltre il flusso d'ossigeno migliora. Forse è per questo che mi sento così bene. Qualunque sia la ragione, quelle montagne russe fanno magie. Giorno 8. Oggi siamo stati al Six Flags, il parco a tema più famoso dell'America Latina. La mia montagna russa preferita è stata la Superman e l'Ultimo Escape. Raggiunge la velocità di 120 km all'ora e ha 2 eliche a 360 gradi. Ora abbiamo finito con il Nord America e ci dirigiamo verso il Sud America, dove passeremo una settimana. Non sono stanco, anche se ora vivo letteralmente in treni e aerei, viaggiando da un parco divertimenti all'altro. E continuo a correre per chilometri ogni giorno. Sorprendente! Ci è stato dato un opuscolo per studiare la storia delle montagne russe. Sono ispirate agli scivoli di ghiaccio presenti in Russia nel XVIII secolo. Erano alti circa 24 metri e avevano una pendenza di 50 gradi.
ma le montagne russe furono realizzate in Francia nel 1804. Si trattava di un carro con ruote, non un granché. Giorno 15. Siamo stati nei parchi divertimenti di Brasile, Argentina e Cile. In quanto esperto, ho notato che il giro sul catapulla all'Opiari in Brasile è figo. Ha un anello verticale in cui prima si va avanti e poi all'improvviso indietro. E finalmente andiamo in Europa. Non ci sono mai stato prima e ora sto per provare le migliori montagne russe in Francia, Spagna e molti altri paesi. Sembra figo, ma non ne sono così entusiasta. Sì, sono divertenti, ma mi stanno stancando. Ok, forse è solo il jet lag. Dopo il Sud America ho notato che le montagne russe che amavo così tanto hanno smesso di piacermi. Non mi sento energico, anzi, il contrario. A fine giornata sono esausto, come mai prima. Il mio cervello deve essersi abituato a quello che succede sulle giostre, che stanno diventando piuttosto prevedibili. Inoltre mi fanno male il collo e la schiena. Tutti quei movimenti bruschi provocano molta pressione. E mentre la maggior parte del corpo è attaccata al sedile, la testa no. Il collo fa molto lavoro nel sostenere e mantenere la testa ferma, mentre la montagna russa ti sballotta in tutte le direzioni. Non c'è da stupirsi che sia indolenzito. Inoltre il cervello e gli organi interni si muovono. Eh già, quindi il mio corpo inizia a sentire il bisogno di una pausa. Ma ho firmato un contratto e mancano ancora 6 settimane. Giorno 30. Mi sono divertito in Europa, c'erano un paio di montagne russe fantastiche. La mia preferita è stata la Derschwurt des Garnan, nell'Hansa Park, in Germania. Inizi nell'oscurità totale, ascoltando della musica e senza avere idea di cosa succederà dopo. Sono rimasto davvero colpito, ma mi sarei divertito di più se non fosse stato il mio 300° giro del mese. Mi fanno ancora male la schiena e collo. Ho anche comprato un gel antinfiammatorio, non ha aiutato. E devo continuare a lavorare. In albergo l'unica cosa che faccio è sdraiarmi, cercando di dormire. Addormentarsi è diventata una sfida, colpa dell'adrenalina. Riesco giusto a rilassarmi e a guardare qualche film. Vorrei poter interrompere il viaggio e tornare a casa per riposarmi dopo essere stato trascinato qua e là tutto il giorno. Ma non posso. La prossima tappa è l'Asia occidentale. Sì, manca ancora un mese. Giorno 45. Siamo stati negli Emirati Arabi, in Giappone e in Cina. Paesi con i migliori parchi a tema del mondo in cui non ero mai stato prima. Siamo stati sulla montagna russa più veloce al mondo. Si chiama Formula Rossa ed è negli Emirati Arabi. Raggiunge la velocità di 240 km orari, molto più di qualsiasi limite di velocità autostradale. 2 mesi fa avrei urlato di gioia per una simile opportunità, ma ora cerco solo di non cadere a pezzi. Non ricordo nemmeno l'ultima volta che il collo non mi ha fatto male. Mi sento come se la testa potesse staccarsi dal collo da un momento all'altro. Ogni volta le montagne russe diventano circa 5 volte più dure e il povero collo è solo a sostenere tutto. È a causa della gravità che ti trascina verso il centro della Terra. Quando sei sulle montagne russe la gravità è molto più forte di quando sei a terra. E la gravità è esattamente ciò che fa funzionare le montagne russe. Sono progettate per sfruttarla. In salita accumuli energia, in discesa l'energia viene rilasciata. L'intera corsa sulle montagne russe è una combinazione di salite e discese, cioè accumulo e rilascio di energia. Ma man mano che saliamo la forza di gravità diventa più forte. Dunque, un G è la forza normale che sentiamo quando siamo a terra. In media una persona può sopportare la forza fino a 5G ed è ciò che succede sulle montagne russe. Sotto l'effetto della forza gravitazionale a 5G pesi 5 volte di più. Quindi se normalmente pesi 68 kg, sulle montagne russe peserai 340 kg. E anche la testa peserà 5 volte di più. Quindi sì, ecco perché mi fa male il collo. Ma ce la posso fare. Mancano solo 2 settimane. Giorno 61. Sono finalmente a casa e ne sono felicissimo. Ho avuto il mio stipendio e ho fatto una bellissima esperienza provando le migliori montagne russe al mondo. Ma sono così stanco che mi interessa solo dormire. Il lato positivo è che non penso più ai momenti bui del passato. E anche se sono stanco, questo viaggio mi ha fatto bene, per quanto folle possa sembrare. Però penso che starò alla larga dalle montagne russe per un po'. Ne ho abbastanza.
Forse tu non lo sai, ma è possibile roteare gli occhi, solo che per riuscirci serve un po' di pratica. I nostri occhi hanno 4 muscoli che permettono loro di muoversi sopra, sotto e di lato. Ma ci sono altri 2 muscoli di cui nemmeno notiamo l'esistenza, e sono quelli che ci permettono di roteare gli occhi. Ad esempio, quando seguiamo i movimenti di qualcosa che ruota. In questo modo gli occhi mantengono sempre un'immagine stabile, un po' come l'obiettivo di una fotocamera. Quando muovi la testa di lato oppure su e giù, gli occhi si muovono nella direzione opposta. Un occhio umano è dotato di 3 coni, dei piccoli recettori che ci permettono di vedere lo spettro luminoso rosso, verde e blu, che combinati ci consentono di vedere milioni di altri colori. I tetracromatici, invece, hanno 4 coni negli occhi e possono vedere anche l'ultravioletto. Facciamo una pausa e proviamo a capire quanti colori vedi tu. C'erano ben 39 colori. Se li hai distinti tutti o quasi, allora fai parte del club dei tetracromatici. Alcuni animali, come i pipistrelli o i delfini, sono dotati di ecolocalizzazione. Qualcosa di simile è stato ideato per i non vedenti e si chiama flash sonar. Utilizzando dei piccoli suoni ripetuti, è possibile crearsi una mappa mentale in 3D e orientarsi nello spazio. Più numerosi sono i click, più dettagliata sarà la mappa della stanza o dell'ambiente per una perfetta comprensione dello spazio. L'orecchio assoluto è un dono che hanno pochissime persone, meno di una su 10.000. I pochi fortunati riescono a distinguere a orecchio tutte le possibili note musicali. Chi ha questo rarissimo dono può ad esempio ascoltare una canzone e riconoscere all'istante la chiave e le tonalità. Immagina una vita tra diesis e bemolle. Chi ha la distichiasi nasce con una seconda fila di ciglia, che cresce appena sopra lo strato esterno della palpebra. Detta così può sembrare una cosa carina, ma in realtà queste ciglia extra possono dare problemi alla vista e irritare l'occhio, o anche la palpebra, o i dotti lacrimali. Insomma, la condizione è trattabile con l'uso di lenti a contatto speciali, laser o crioterapia. Però non è di certo una passeggiata. Secondo il guru olandese Wim Hof, le tecniche di respirazione e meditazione lo hanno aiutato a raggiungere capacità fisiche quasi sovraumane. Secondo lui, infatti, il suo corpo può tollerare temperature estreme e persino regolare a piacimento la temperatura interna. Può persino adattarsi ai cambi di altitudine e inoltre afferma che i suoi metodi uniti a una dieta ferrea e a una regolare attività fisica hanno migliorato il suo sistema immunitario. Di norma dovremmo dormire 7 o 8 ore ogni notte per funzionare al meglio durante il giorno. Ci sono però dei fortunati che necessitano di sole 6 ore di sonno a notte o anche meno. Tutto grazie ad una anomalia genetica che a quanto pare non ha nessun effetto dannoso sull'organismo. Abbiamo circa 10.000 papille gustative, ma c'è chi ne ha molte, molte di più. Sono detti super tasters. Queste persone sono estremamente sensibili a sapori come quelli delle arance, delle fragole e dei dolci. E addirittura non sopportano il sapore di broccoli, cavoli, spinaci, pompelmi o caffè. Beh, in questo caso è meglio accontentarsi. Quasi tutti noi abbiamo 24 costole. Intendo quelle che hai anche tu nella cassa toracica. Ma forse tu fai parte dei pochi che ne hanno 25? Perché circa una persona su 200 ha infatti una costola cervicale situata appena sopra la prima costola. Di solito non la si nota nemmeno, perché è molto piccola e molto sottile. Che fame, mi è venuta voglia di costolette! È probabile che tu abbia un ombelico rientrato. Probabile perché solo il 10% della popolazione mondiale lo ha invece rivolto verso l'esterno. Non c'entra nulla con il taglio del cordone ombelicale, sai? Sotto al nostro ombelico c'è una piccola riserva di grasso ed è solo questo a determinare se l'ombelico sarà rientrato o sporgente. Non dare la colpa al medico, quindi. Tutto è determinato soltanto dai tuoi geni. Se ti è capitato di avventurarti in alta quota, sai bene quanto sia difficoltoso per l'organismo. Anche soltanto scalare un colle può essere molto difficile. Per questo gli scalatori aspettano qualche giorno prima di partire. Polmoni, globuli rossi e tutti gli altri organi sanno adattarsi rapidamente, permettendoti di conservare l'ossigeno più a lungo. L'adattamento durerà per tutto il tempo che passerai ad alta quota e passerà appena tornerai a valle. Ogni volta che ti immergi nell'acqua il tuo cuore rallenta e il tuo consumo di ossigeno decresce. Negli ultimi anni i più forti apneisti si sono spinti ai limiti delle possibilità umane, stabilendo un nuovo record di 214 metri di immersione, equivalente ad oltre 22 minuti di immersione in apnea. Chissà, forse qualcuno si spingerà ancora più in là, oltre i limiti conosciuti oggi. Ma
Quando si dice che una persona ha la memoria fotografica, il termine corretto è memoria eidetica. Si tratta dell'abilità di ricordare suoni, immagini e altre cose nel minimo dettaglio. Oppure sentirsi dire una data qualsiasi di tanti anni prima e ricordarsi esattamente che giorno della settimana fosse. La memoria eidetica non si può ottenere con la pratica, bisogna nascerci. L'ultramaratoneta Dean Karnazes una volta ha corso per 263 km senza mai fermarsi, nemmeno per dormire, per 3 giorni interi. Dean è famoso anche per aver corso 50 maratone, una in ciascuno stato degli USA in 50 giorni di fila. La ciliegina sulla torta della sua impresa fu la maratona di New York, completata in circa 3 ore. C'è chi è dotato dell'incredibile capacità di orientarsi senza bisogno di bussola o stelle. Questa rara abilità è collegata allo sviluppo di una specifica regione del cervello chiamata corteccia enturinale. Prova a appoggiare il polso e l'avambraccio su un tavolo e poi unisci insieme il pollice e il mignolo. Vedi per caso contrarsi un muscolo lungo l'avambraccio? No, niente paura, è un muscolo vestigiale. Significa che non ne abbiamo più bisogno. Serviva a qualche nostro antico progenitore che ancora si arrampicava sugli alberi. E ormai circa il 10% della popolazione nasce del tutto priva di questo muscolo residuo. Se sai muovere le orecchie, ci riesci grazie ai tuoi muscoli auricolari. Si trovano appena fuori da ciascun orecchio e sono lì, anche se non sei tra quelli capaci di muovere le orecchie. In confronto ad altri mammiferi, le nostre orecchie sono praticamente immobili. Altri animali, come cani e gatti, possono invece muoverle per localizzare i suoni. La terza palpebra del cane può fare un po' impressione quando la vedi per la prima volta, eppure pensa anche tu ne hai una. Ma negli umani la terza palpebra è immobile e ricopre solo una minuscola porzione dell'angolo interno dell'occhio. Probabilmente era utile in tempi antichissimi, ma adesso non più. A volte ci viene proprio voglia di piangere, sì. E in effetti dovremmo, perché fa bene. Versare lacrime fa scattare il rilascio degli ormoni antistress, specialmente le famose endorfine, la risposta naturale dell'organismo all'aspirina. Il cervello rinnova completamente le sue cellule ogni 2 mesi, il fegato ogni 6 settimane, l'epidermide, cioè la pelle, una volta ogni mese, e le pareti del tuo stomaco si rinnovano in pochi giorni. Se così non fosse, i succhi gastrici finirebbero per digerire non soltanto ciò che mangi, ma anche te. Meglio così, direi, no? I nostri polmoni contengono circa 2.400 km di vie respiratorie e coprono una superficie totale di 70 metri quadri, a patto di estrarli e stirarli completamente. Una cosa che ti sconsiglio vivamente di fare. I polmoni lavorano 24 ore su 24 e vorrei vedere, visto che ci tengono in vita. Ogni minuto facciamo 12 o 15 respiri, per un totale di circa 17.000 al giorno. Il polmone sinistro è leggermente più piccolo perché deve far posto al cuore. Dopo tanti anni di usura i piedi si indeboliscono e sembrano crescere. Questo appiattisce l'arco plantare, rendendo i piedi più larghi e lunghi. Non capita a tutti, ma è facile che succeda a chi soffre spesso di caviglie gonfie. Se è il tuo caso, non agitarti, c'è tempo. Solo intorno ai 70-80 anni il piede aumenterà di una taglia. Il senso del gusto è molto influenzato dalla temperatura di ciò che mangi o bevi. Ad esempio, il caffè è più buono se bevuto caldo perché il calore smorza gli effetti del sapore amaro sulle papille gustative. Stessa cosa anche per il caffè freddo, che allo stesso modo inganna le papille e crea un gusto più piacevole. Bevuto a temperatura ambiente, invece, il caffè è meno buono perché il sapore amaro prende il sopravvento. Lavarsi i denti è importante, ma non metterci troppa forza o potresti rovinarli. In particolare rovineresti lo smalto e renderesti i denti più sensibili a caldo o freddo. I denti non possono ripararsi da soli, quindi devi prendertene cura. Lavali con delicatezza e impiega almeno 2 minuti per assicurarti che siano davvero puliti. E non dimenticarti il filo interdentale, è sempre una buona idea. Gli umani hanno la coda. Lo so, suona strano, ma è vero. Mentre ci formiamo nel grembo materno, intorno al 31esimo o 35esimo giorno, si inizia a intravedere. Sì, anche tu hai la coda. È dentro di te. Nel coccige, per essere precisi. Se dovessi fare una radiografia e chiedessi al dottore di mostrarti la tua coda, vedresti dei piccoli segmenti ossei nella parte inferiore della colonna vertebrale. Abbiamo perso la coda con l'evoluzione. Immagina se avessimo ancora la coda. Dovrebbero ridisegnare i pantaloni. Probabilmente ci farebbero un foro o una tasca per mettercela. Stare seduti sarebbe scomodo come minimo. I nostri antenati avevano anche la pelliccia. L'abbiamo persa circa 1,2 milioni di anni fa. Potresti pensare che l'abbiamo ancora, sotto forma di peli,
ma non sono niente rispetto a quelli che avevamo prima. Avevamo una pelliccia fitta come gli scimpanzé e i gorilla. Ci serviva per stare al caldo. Certo, se vivi in Alaska, allora ti avrebbe fatto molto comodo. Tuttavia, bisogna anche guardare l'altra faccia della medaglia. Perdere la pelliccia ci ha permesso di goderci un clima più caldo. Vivere in grandi gruppi significava condividere e non era sempre un bene. Sicuramente gli esseri umani con meno pelliccia si ammalavano meno spesso perché non avevano tanti parassiti addosso, come pidocchi o zecche. Potrebbe essere il motivo per cui abbiamo perso la pelliccia, diventando come siamo oggi. Anche se lo ammetto, un po' di calore in più non mi dispiacerebbe in questo momento. Non dovrei tenere questa coperta sulle gambe. Oh no, di nuovo! Forse se bevo un po' d'acqua il singhiozzo mi passerà. Ah, molto meglio. Ok, in realtà non è così facile smettere di singhiozzare. Ma perché è così difficile? Beh, potrebbe essere a causa di una strana caratteristica dovuta all'evoluzione. Secondo una teoria, singhiozziamo perché discendiamo dagli anfibi. Una volta avevano sia i polmoni che le branchie. Quando andavano sott'acqua, l'ingresso, la glottide, per i polmoni, si chiudeva. Oggigiorno abbiamo ancora questo meccanismo di chiusura della glottide, ma è del tutto inutile perché non viviamo nell'acqua. Non è giusto. Se dobbiamo convivere con il singhiozzo, tanto vale usarlo per ciò che serve. Immaginati questa scena. Il singhiozzo diventa un superpotere. Smetti di respirare attraverso i polmoni e inizi a usare le branchie. Sarebbe davvero spettacolare, soprattutto per chi ama nuotare. La maggior parte dei nostri denti si adatta perfettamente alla bocca, ma ce ne sono quattro che arrivano più tardi e rovinano le cose. Sto parlando dei denti del giudizio. Non hanno uno scopo preciso, ma gli umani e alcuni primati li hanno. Tuttavia, alcune specie fortunate, come i tamarini, non li hanno. E nemmeno il 35% delle persone. Sembra che si stiano estinguendo una volta per tutte. Beh, almeno non dovremo più andare dal dentista per rimuoverli. E niente più mal di testa per colpa loro. In Irlanda ci sono tante persone con i capelli rossi, più del 30% della popolazione. Tutto a causa della deriva genetica, ovvero quando una caratteristica viene trasmessa dagli antenati senza alcuno scopo. Questo è esattamente il motivo per cui alcune persone hanno i capelli rossi. Quindi, se li hai anche tu, sappi che non c'è una vera ragione. Sono solo i geni dei tuoi antenati passati a un altro membro della tua famiglia e alla fine a te. Io personalmente penso che chi ha i capelli rossi sia molto affascinante. Dopo 16 settimane nell'utero materno sentiamo un forte bisogno di afferrare il cordone ombelicale. Anche le scimmie lo fanno, e c'è una ragione. È perché, quando sono in giro, hanno bisogno di aggrapparsi alla pelliccia dei genitori. Anche noi umani lo facevamo, ma poi abbiamo perso la pelliccia e non abbiamo più avuto bisogno di questo riflesso innato chiamato riflesso di prensione palmare. Apri bene la bocca e di ah. Bene, ora posso vedere le tue tonsille. Ma a cosa servono? Se ci pensi bene, beh, causano più problemi che benefici. Le tonsille servivano a proteggerci dai germi e da altre cose sgradevoli quando mangiavamo. Tuttavia, il più delle volte, tutto ciò che fanno è darci un terribile mal di gola. Per questo motivo molte persone se ne liberano. Immagina un sacchetto. Beh, ne abbiamo uno nel nostro corpo. Non proprio un sacchetto, ma un organo che gli somiglia, l'appendice. Gli scienziati pensavano che fosse completamente inutile, ma recentemente hanno scoperto che potrebbe avere qualche utilità. Tuttavia, come le tonsille, causa più problemi che benefici. Molto spesso le persone si fanno rimuovere l'appendice senza conseguenze, quindi non deve essere così importante. Potrebbe aver aiutato i nostri antenati in passato, ma avere l'appendicite può essere molto doloroso. Ok, sai che alcune persone riescono a muovere le orecchie? Tipo così. No, non ci riesco. Magari tu ne sei capace. Provaci. Alcuni possono farlo perché, come altri animali, abbiamo un muscolo chiamato muscolo auricolare, per noi inutile. I gatti, d'altra parte, controllano bene le loro orecchie. Se solo potessimo imparare da loro. Guardano avanti e sentono i rumori dietro di loro senza muovere la testa. Solo le orecchie. È un'abilità piuttosto interessante. Adesso allunga un braccio il più possibile e anche la mano. Ora fai toccare pollice e mignolo. Forse vedi una linea apparire sul polso. Quello che vedi si chiama palmare lungo e il 90% circa della popolazione mondiale ce l'ha. Statisticamente parlando, è molto probabile che ce l'abbia anche tu. I nostri antenati avevano bisogno di tutto l'aiuto possibile per arrampicarsi sugli alberi e afferrare le cose, ma quando abbiamo iniziato a camminare questi muscoli sono diventati inutili.
Le scimmie, d'altra parte, si arrampicano ancora sugli alberi, hanno un muscolo nei piedi chiamato muscolo plantare, conosciuto anche come muscolo delle scimmie. E lo abbiamo anche noi, solo che non ci serve perché non viviamo sugli alberi come loro. Come il palmare lungo, il 10% circa delle persone non ce l'ha. È probabile che se vedi una scimmia penzolare da un ramo, stia usando proprio quel muscolo. Se ti alzi alle 3 del mattino con la voglia di qualcosa di buono è colpa della fame. Probabilmente lo sai già, ma quello che non sai è che la fame nasce come fattore scatenante per spingerci a cercare più cibo. Quindi se hai qualche chilo in più di cui non riesci a liberarti, beh, dà la colpa all'evoluzione. Affamati, i nostri antenati si sono impegnati a cercare il cibo e sono sopravvissuti, trasmettendoci questo tratto. Anche il nostro amore per i cibi zuccherini, come i biscotti al cioccolato o le torte, dipende dall'evoluzione. Le papille gustative si sono evolute, proprio come la fame, per aiutarci a trovare il cibo che ci fa bene. Dunque, sei fuori e c'è una brezza fresca. Indossi soltanto una maglietta, quindi decidi di tornare a casa. Entri in casa battendo i denti e ti accorgi che hai la pelle d'oca. Questa caratteristica deriva dai nostri antenati pelosi. Quando faceva freddo gli veniva la pelle d'oca e la pelliccia si rizzava. Così l'aria veniva intrappolata e i loro corpi rimanevano isolati, come in un cappotto. Ma adesso non abbiamo la pelliccia, quindi la pelle d'oca non serve. L'evoluzione spiega anche perché ci viene la pelle d'oca quando ci spaventiamo. Immagina, sei un uomo delle caverne in mezzo alla natura e improvvisamente sbuca fuori una tigre. Inizia a ruggire, nessun problema, la tua pelliccia si rizza e sembri gigantesco. Riesci a intimidire la tigre che scappa, oppure la tigre ti mangia. Forse è per questo che abbiamo perso la pelliccia, non sempre funzionava. In realtà non ci servono 5 dita dei piedi, stai facendo il bucato e hai le mani piene. Oh, hai fatto cadere un asciugamano, cosa fai? Lo raccogli con i piedi ovviamente. È possibile grazie al quinto dito del piede, ma potremmo farne a meno. Visto che camminiamo in posizione eretta e non saltiamo da un ramo all'altro, il quinto dito è inutile. Potremmo camminare e anche correre tranquillamente con 4 dita. Forse anche meno. Chissà, magari in futuro gli umani avranno solo 4 dita per piede. Nemmeno 2 gemelli identici hanno la stessa impronta linguale. La lingua è un insieme di muscoli, forti e instancabili. Contiene dalle 5.000 alle 10.000 papille gustative, che non sono quelle piccole escrescenze visibili sopra la nostra lingua. Le vere e proprie papille gustative sono invisibili, ma ricoprono tutto il tessuto dell'organo. L'evoluzione ha forgiato il nostro senso del gusto. Distinguere i sapori aspri e amari, ad esempio, serve a riconoscere eventuali cibi o piante velenose. Le papille sensibili ai sapori amari si trovano sul retro della lingua, giusto per impedirci di mandar giù qualcosa di poco sano. Il salato e il dolce, invece, sono i sapori associati a cibi molto nutrienti. Verso i 60 anni, una persona comincia a perdere circa la metà delle sue papille gustative. Ma torniamo all'impronta linguale, che proprio come quella digitale, può essere un segno di riconoscimento biometrico. Ciascuno di noi ha un'impronta diversa dagli altri, quindi se non vuoi rivelare la tua identità segreta, meglio non fare la linguaccia. Ma perché abbiamo le impronte digitali? Non si sa con certezza, ma la teoria più accreditata ci dice che quelle piccole pieghe proteggano la pelle, prevenendo vesciche e danni all'epidermide. Inoltre, pare che migliorino il nostro senso del tatto. Sapevi che le impronte digitali umane sono quasi identiche a quelle dei koala? Solo il 7% dell'intera popolazione è mancino. I mancini tendono a masticare il cibo col lato sinistro della bocca, i destrimani invece con quello destro. Ogni anno perdiamo circa 4 kg di cellule della nostra pelle. Ma niente paura, vengono subito rimpiazzate. Centinaia di milioni di nuove cellule vengono prodotte circa ogni 15 secondi. Il nostro corpo si autorigenera costantemente e durante la vita cambiamo letteralmente pelle per centinaia di volte. Solo una parte del corpo non si autorigenera mai, i denti. Non possono guarirsi da soli. I nostri denti sono un po' simili a quelli degli squali. Sia i loro denti che i nostri contengono dentina, la sostanza che li rende duri e resistenti. Ok, gli squali ce li hanno più taglienti e più grandi, ma ci siamo capiti. I denti fanno parte del nostro scheletro, ma tecnicamente non sono ossa. Passiamo circa 38 giorni nell'arco della nostra vita a lavarci i denti. Tra l'altro, bisogna lavarli, sì, ma senza esagerare. Lavarli troppo spesso può rovinare lo smalto e renderli più vulnerabili.
I nostri polmoni sono di dimensioni diverse. Quello destro è più grande, mentre il sinistro deve comprimersi un po' per far posto al cuore. Il singhiozzo è qualcosa che ogni tanto affligge tutti i mammiferi, non solo noi umani. Ne sa qualcosa un certo Charles Osborne, un uomo che ebbe il singhiozzo per 68 anni di fila. Chissà se ha provato tutti i rimedi tradizionali per farselo passare. L'unico organo del nostro corpo che non riceve un costante afflusso di sangue è la cornea, che assorbe ossigeno direttamente dall'aria. I nostri occhi possono distinguere 10 milioni di tonalità di colore. I muscoli che governano i nostri occhi si muovono fino a 100.000 volte al giorno. Se volessi far fare la stessa fatica ai muscoli delle tue gambe, dovresti fare una lunga camminata, ma davvero lunga, almeno 80 chilometri. I nostri occhi non vedono la luce infrarossa o ultravioletta, tranne un esiguo 1% della popolazione. Ma anche nel loro caso non è detto che riescano a vederle tutte e due. Secondo la scienza, tutte le persone con gli occhi azzurri al mondo hanno un lontanissimo antenato in comune. Lo studio ha riguardato persone dagli occhi azzurri in Turchia, in India, in Giordania e in Scandinavia, tutte con la stessa sequenza genetica. Probabilmente questo tratto è risultato da una mutazione genetica avvenuta circa 10.000 anni fa in un singolo individuo. Prima di lui tutta l'umanità aveva gli occhi scuri. Le persone dagli occhi azzurri sembra siano in genere più sensibili al dolore rispetto agli altri. Battiamo le palpebre per 20 volte al minuto e in totale per più di 10 milioni di volte durante un anno. Anche certe parti dei nostri occhi sono simili a quelle degli squali, tanto che in caso di danno è possibile trapiantare in una persona la cornea di uno squalo. Non si può starnutire ad occhi aperti. Provaci! Si tratta di un riflesso istintivo. Ciascuna delle nostre ciglia ha una data di scadenza. Dura circa 150 giorni prima di cadere. Sai quando ti viene la pelle d'oca per l'emozione, la felicità o perché qualcuno ha decisamente esagerato a regolare il condizionatore? Anche la pelle d'oca è un riflesso che ci portiamo dentro fin dai tempi dei nostri più antichi progenitori. L'adrenalina fa rizzare i peli, cosa che in caso di pericolo fa apparire più grandi e minacciosi. Nel nostro cervello ci sono circa 100 miliardi di neuroni e la nostra memoria ha una capacità di oltre 4 terabyte, cioè tantissimo. Il cervello consuma più di un quarto dell'ossigeno che respiriamo ed è composto per oltre il 75% di acqua. Quindi bevi spesso, mi raccomando. Non è vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Ne usiamo molto di più, persino quando dormiamo. Il cervello è sempre attivo, solo che non tutte le sue parti si attivano nello stesso momento. Noi umani siamo la sola specie animale capace di arrossire. Di nuovo, dipende dall'adrenalina. Tra parentesi, quando le tue guance arrossiscono, succede la stessa cosa alle pareti del tuo stomaco. Quando fai schioccare le nocche o altre giunture, il rumore che senti non viene dalle ossa, ma da piccolissime sacche d'aria intrappolate tra le articolazioni, che esplodono come minuscoli palloncini. Che soddisfazione ogni volta! Ah! Quando aggrottiamo le ciglia, usiamo 43 muscoli, quando sorridiamo solo 17, anche se gli scienziati non ne sono ancora sicuri. Di cheese! Nel corso della vita, in media, mangiamo circa 33 tonnellate di cibo a testa, il peso di 6 elefanti. Ogni giorno inaliamo circa 11.000 litri di aria, però non possiamo inghiottire e respirare contemporaneamente. In media, una persona impiega 7 minuti per addormentarsi e noi umani siamo la sola specie vivente capace di dormire stando sdraiati di schiena. Un certo Randy Gardner decise di stabilire uno strano record e nel 1964 restò sveglio per 11 giorni, ovvero 264 ore. Chissà che sonno si sarà fatto una volta stabilito il primato. Ah, noi umani siamo anche gli unici animali ad avere il mento. Quando abbiamo sete significa che il nostro organismo ha perso acqua per una quantità pari al 1% del tuo peso corporeo. Se la quantità sale al 5% si può persino svenire. Nel corso della vita le nostre ossa si riducono da 300 a 206, metà delle quali solo nei piedi, nelle caviglie, nelle mani e nei polsi. L'osso più grande del nostro scheletro è il femore e il più piccolo è chiamato staffa e si trova vicino al timpano. Il nostro naso può distinguere fino a 1.000 miliardi di odori diversi e ricordarne almeno 50.000.
L'olfatto è più sviluppato nelle donne e generalmente il nostro olfatto è 10.000 volte più sensibile del nostro gusto. La superficie totale dei nostri polmoni è ampia quanto un intero campo di tennis. Sai quella sensazione quando stai facendo un giro sull'ottovolante e lo stomaco sembra quasi salirti in gola? Il fatto è che la cintura di sicurezza dovrebbe farti stare immobile, ma nessuno ha avvisato lo stomaco, intestino e altri organi interni. Tutto questo crea una grossa confusione lungo il tuo sistema nervoso. Ed ecco perché ti sembra che lo stomaco ti stia salendo fin su. Una sensazione fastidiosa ma innocua. Ogni mattina, quando ci alziamo, siamo un po' più alti, perché poi durante il giorno la cartilagine nelle nostre giunture si comprime. Non che si noti, ma comunque siamo più alti più o meno di un'unghia. Il naso e le orecchie non smettono mai di crescere. Tutto grazie alla gravità. La lunghezza totale dei nostri vasi sanguigni è tale da poter fare per due volte il giro intorno al mondo. Il peso totale del sangue è circa l'8% del nostro peso corporeo. Quando ascolti una canzone, il tuo battito cardiaco si sincronizza col ritmo. La pelle è il più grande organo del nostro corpo, per un totale di circa il 15% del nostro peso corporeo. Consumi più calorie mentre dormi che quando sei sul divano a guardare la TV. E se mi addormento sul divano mentre guardo la TV? Una sola ciocca di capelli può sostenere circa 85 grammi. In media, una persona ha circa 150.000 ciocche. E quando i capelli lavorano in squadra, possono sostenere circa 12 tonnellate, ovvero due elefanti, senza contare tutte le noccioline. Il cervello genera elettricità e ne crea abbastanza per accendere una piccola lampadina. Se solo riuscissimo a capire come sfruttarla. Non ti fai alcun male quando ti tagli le unghie o i capelli, perché la parte viva si trova sotto la pelle. Inoltre, le unghie crescono più velocemente in estate che in inverno, oppure se vivi in luoghi dove non c'è molta differenza tra le stagioni. Inoltre, le unghie crescono più velocemente sulla mano dominante, probabilmente perché la usi più spesso. Potresti pensare che il mignolo è debole, ma non è così. Senza, perderesti il 50% della forza nella mano. Di solito viene usata insieme all'anulare. Le altre tre dita servono per afferrare le cose. Oh, e proprio come le impronte digitali, anche la lingua ha un'impronta del tutto unica, ma non puoi usarla per sbloccare il telefono, almeno non ancora. Inoltre la lingua contiene adipe. Se aumenti di peso, lo fa anche la tua lingua. Nello stomaco è presente dell'acido che scompone il cibo. Quest'acido è così forte che potrebbe perforare un pezzo di legno. La lunghezza totale di tutti i vasi sanguigni in un adulto è quasi 160.900 km. È come se facessi il giro per 4 volte intorno all'equatore. Nella vita produce abbastanza saliva da riempire due piscine. I nostri antenati avevano bisogno della pelle d'oca per rizzare i peli sul corpo e spaventare i nemici. Adesso non ne abbiamo più bisogno, ma non ce ne siamo ancora sbarazzati perché non ci siamo ancora evoluti abbastanza. Probabilmente non l'hai mai notato, ma per lo più respiri attraverso una sola narice alla volta. Dopo poche ore si danno il cambio, ecco perché hai una sola narice chiusa quando hai il raffreddore. La maggior parte delle persone pensa di avere solo 5 sensi, ma non è così. Gli scienziati non hanno ancora definito un numero ben preciso, ma pensano che ce ne siano più di 20. C'è la vista, l'udito, il tatto, l'olfatto, il gusto e ci sono altri sensi come il tempo, la fame e la sete. Poi c'è la propriocezione, il senso di dove si trova il tuo corpo nello spazio. Il cervello non può sempre capire la differenza tra intensa felicità e intensa tristezza. Capisce solo che stai vivendo un'emozione molto forte, ma a volte si confonde. Ecco perché potresti piangere quando sei molto felice. Gli occhi rimangono più o meno delle stesse dimensioni per tutta la vita, ma il naso e le orecchie crescono continuamente. Nell'antichità, gli esseri umani avevano tutti gli occhi marroni. Altri colori si sono sviluppati come risultato di una mutazione casuale. Gli scienziati pensano che mentre i primi esseri umani sono apparsi sulla Terra circa 6 milioni di anni fa, la prima persona con gli occhi azzurri è apparsa solo 10.000 anni fa. Quindi è abbastanza probabile che tutte le persone con gli occhi azzurri sul pianeta abbiano uno stesso antenato. Sì, lo zio Bob. Tutte le ossa nel corpo umano sono collegate tra loro, tranne una. L'osso ioide è a forma di U e si trova alla base della lingua, aiutandola a rimanere ferma. Le ossa sono più forti dell'acciaio. In teoria, un osso forte e sano potrebbe sopportare il peso di 5 camioncini. Tuttavia, non sono la parte più forte nel nostro corpo. La parte più forte è lo smalto dei denti. È fatto di materiali diversi che lo rendono resistente ai danni.
I denti vivono a lungo, centinaia di anni. Ma bisogna comunque prendersene cura. Sono l'unica parte del corpo che non può autoguarirsi. Il cuore lavora senza sosta e nel corso della vita batte 3 miliardi di volte circa. Proprio come il cuore, la lingua non va mai in vacanza. Anche quando dormi, aiuta a spingere la saliva in gola. A proposito, dove fai riposare la lingua? Se la metti in fondo alla bocca, non va bene. Questa posizione potrebbe causare dolore al collo e alla mascella. Se la tieni pigiata contro i denti, sbagli ancora. Può causare lo spostamento dei denti e anche una malocclusione dentale. Invece cerca di metterla a metà strada, circa un centimetro di distanza dai denti. Ora, non possiamo respirare e deglutire allo stesso tempo. Questo perché quello che ingoiamo e l'aria che respiriamo seguono lo stesso percorso, almeno all'inizio. È come se ci fosse un vigile che dirige il traffico. Gli occhi respirano. La cornea è l'unica parte del corpo che non ha un apporto diretto di sangue. Ottiene ossigeno direttamente dall'aria. Ecco perché quando fuori l'aria è secca potresti avere prurito agli occhi. Tutti sognano. Alcune persone dicono di non aver mai sognato, ma è solo che non ricordano i loro sogni. Alcuni scienziati pensano che lo stato del sogno sia seguito da uno stato dell'oblio. Probabilmente perché i sogni non sono pieni di informazioni importanti e il nostro cervello ha bisogno di fare spazio per qualcosa di più utile. Coloro che sono abbastanza fortunati da ricordare i propri sogni finiscono comunque per dimenticarne circa la metà entro 5 minuti dal risveglio e dopo 10 minuti non ne ricordano nemmeno uno. Quando arrossisci, anche l'interno del tuo stomaco diventa rosso. Succede perché quando ti senti imbarazzato il sangue inizia a scorrere maggiormente perché il corpo si prepara a questa forma di stress. Nel viso e nel rivestimento dello stomaco scorre maggior sangue, facendoli diventare rossi. Inoltre, gli umani sono gli unici esseri viventi che possono arrossire, o almeno gli unici in cui si vede in modo così evidente. Durante una vita, un essere umano produce 949 km di capelli. Un uomo medio, se non si radesse mai, potrebbe avere una barba lunga 9,1 metro. I capelli crescono un po' più velocemente con un clima caldo, perché il calore stimola la circolazione. Tutto quello che c'è da sapere su di te è contenuto in una singola ciocca di capelli. Da un singolo capello, uno scienziato può dire tutto ciò che hai mangiato e in che tipo di ambiente hai vissuto. In media, un essere umano mangia circa 45.000 kg di cibo. Corrispondono a 10 grandi ippopotami fatti di cibo. Le labbra sono una delle parti più sensibili del corpo umano. Ci sono un sacco di terminazioni nervose, anche più che sulle dita. Inoltre, la pelle delle labbra è molto sottile, quindi puoi effettivamente vedere i capillari sanguigni. Ecco perché le labbra sono rosse o rosa, a differenza del resto del corpo. Le labbra sono anche sensibili ai raggi solari, quindi ricorda di applicare una crema solare. Aiuterà a mantenerle sane e rimpolpate. Oltre alle impronte digitali, all'iride e alla lingua, anche le labbra sono uniche. La superficie totale dei polmoni è grande quanto un campo da tennis. La tosse e gli starnuti sono dei veri velocisti. La tosse può arrivare fino a 80 km orari. Lo starnuto è ancora più veloce, 161 km orari. A meno che non ti aiuti con le dita, è impossibile starnutire con gli occhi aperti. Gli scienziati non sanno il perché. Alcuni dicono che è solo un riflesso non controllabile. Altri pensano che protegga gli occhi da qualunque cosa voli fuori. Gli esseri umani brillano. La luce proviene dal calore del corpo umano. In realtà è mille volte meno intenso di quanto sei in grado di vedere a occhio nudo, ma è comunque fantastico. Il più grande flash drive al mondo è il tuo cervello. Beh, i nostri cervelli. I neuroni si combinano in modo tale che la capacità di archiviazione arriva a circa 1 milione di gigabyte. È sufficiente per contenere 3 milioni di ore di film. È come una serata film lunga 300 anni. Ehi, passami popcorn! Inizia ad avere sete quando perdi circa l'1% del tuo peso corporeo. Se perdi il 5%, potresti avere la sensazione di svenire. Nelle dita non ci sono muscoli. I muscoli si trovano nel palmo della mano e nell'avambraccio. In realtà la parola muscolo deriva dalla vecchia parola latina mus, che significa topolino. È così che i romani vedevano i loro bicipiti. In media, nel corso della vita, una persona cammina 176.990 km. Come 4 volte la distanza intorno alla Terra o metà della distanza dalla Terra alla Luna. Quindi ricordati di indossare scarpe comode.